Amici di Formula Italian Team, ben ritrovati, siamo arrivati all'ultima impressionante serata di questo extra, diciamo, palinsesto che abbiamo messo a disposizione per voi. Abbiamo visto i rewind, abbiamo fatto un po' quello che erano i sunti delle quattro categorie, dei quattro campionati che abbiamo fatto quest'anno, che facciamo ormai da parecchio tempo, mi sembra, quindi abbiamo scelto di fare questo assunto per introdurci alla serata di stasera, che è il classico Fit Gala di fine anno. Ovviamente è il terzo anno che facciamo questa serata, e perché no farlo anche per quest'anno? Ci sono stati degli spunti, ci sono stati tanti nel gruppo, nella chat dell'organizzazione delle telecronache, ci sono state votazioni, ci sono stati, diciamo, mocassini che sbattevano contro il tavolo della NATO o della Badolato Inc., chiamiamola così, della Badolato Inc., per votazioni, diciamo così. Non ci sono pervenute situazioni di truccamento di voti, quindi per il momento siamo a posto. Vedremo cosa dirà poi la Corte Federale d'Appello. Ma intanto andiamo a presentare quelli che sono i miei compari questa sera, ovvero partiamo dal buon Andrea Badolato. Buonasera Fitandre. Buonasera Andrea, e niente, vabbè, diciamo che siamo ormai a 2 ore dalla nascita del nuovo fanciullo di, come dire, Codemasters. Un'ora e 54. Guardate, intanto salutiamo il buon Simone Fracchiolla in Arte Stem, che ha messo il countdown per Formula 1 23, quindi siamo tutti tranquilli e possiamo seguire tutto. Buonasera Simo. Buonasera anche a voi, non vedo l'ora di iniziare su Formula 1 23, così come tutti quanti voi ragazzi. Sono sere di mezz'estate, c'è chi va al mare, c'è chi ritorna dal mare, si prepara una nottata, noi ci prepariamo al countdown, al nostro, diciamo, notte dell'ultimo dell'anno, chiamiamola così, per quanto riguarda la nostra passione, il nostro hobby, ovvero Formula 1. Continuiamo, il buon Jacob Rochita in Arte J Sport, buonasera. Buonasera a tutti. E buonasera infine al buon Alessandro Gagliano in Arte Gallians, buonasera. Buonasera a lei, dottor Long. Buonasera a tutti quanti, a tutta la chat, buonasera Ricky Bizzo, buonasera a tutti quelli che hanno speso, diciamo, questa serata per passare con noi il recap di fine stagione. Io direi che ci sono state, diciamo, delle categorie un pochettino combattute, altre invece stravinte da un tipo di selezione scelta accuratamente dallo staff. L'andremo a scoprire, andremo a fare questo viaggio. Andre, io direi al 13° anno di FIT. Chiudiamo questa stagione, tiriamo un po' un sunto di generale di tutto quello che è stato quest'anno. Ma allora, devo dire che quest'anno, allora, parlando un po' dei campionati, ho notato, non so, magari anche voi date un feedback da questo punto di vista, ho notato una partecipazione, anche per fortuna anche un numero di partecipanti, diciamo, che ci ha permesso di concludere i campionati in maniera con meno affanno, per così dire, rispetto alle ultime stagioni. Questo un po' sia in sport, in pro, in master e in prime, e questo già è stato un bel, diciamo, risultato. Poi, come seconda cosa, i campionati credo che siano stati abbastanza combattuti tutti e quattro, perché comunque in sport Schumi Legend e Luca Pigno fino alla fine sono rimasti in lotta, per non parlare poi della Pro League con Lucio, Lorenzo e Alessi. Vabbè, in Master abbiamo qua Jacopo con Luigi, si è giocato il titolo, e invece forse il titolo che è andato è più semplice, complice anche il ritiro di Fara, anche se era ormai complicato il recupero, è stato la Prime. Quindi i campionati tutto sommato credo che sono stati abbastanza equilibrati tutti e quattro, una buona affluenza tra virgolette, anche se non siamo al voto politico, però una buona affluenza, e non
non so cosa ne pensi anche tu da questo punto di vista, sia da pilota ma anche da commentatore, diciamo, esterno che hai visto i campionati, ecco. Allora, sicuramente quest'anno a livello anche di... arrivavamo da un anno molto difficile, quindi si ritornava da un anno in cui il gioco non era un granché. I danni al fondo non ti permettevano, diciamo, di fare un grandissimo affidamento su magari chi aveva poche ore disponibili per potersi preparare, perché arrivavano magari alla gara e non provando benissimo magari il fondo dava veramente tanto fastidio se lo rompevi. Quindi quest'anno è stato bello anche per quello. Si ritornava da un anno devastante che era il 2020, quindi anzi devastante per quanto riguarda magari la comunità, noi nel reale, nel virtuale è stato un grandissimo anno perché sono stati veramente dei grandissimi campionati. Quindi se dobbiamo fare un paragone, diciamo che a metà tra il 2020 e il 2021 c'è stato sicuramente il 2022 con una stabilizzazione di quello che è stato il campionato, i quattro campionati che abbiamo avuto e soprattutto anche freschi delle novità delle nuove auto che magari sai subito magari non ci si pensa, ma effettivamente avere un gioco che dopo dal 2017 cambia completamente auto, arriva EA, fa un marketing pazzesco perché sanno fare quello, dovrebbero fare altro ma per il momento sanno fare benissimo il marketing e quindi ci siamo ritrovati ad avere dei quattro campionati molto molto belli. Tutto sommato poi anche un gioco che ha dato meno problematiche forse, comunque nulla di sconvolgente alla fine, però meno problematiche a livello di bug o situazioni che davano fastidio, ci costringevano alcune volte, c'è stata anche diciamo comunque l'occasione, però ci costringevano anche a modificare il regolamento con norme ad hoc per andare a sanare qualche situazione. E nulla a che vedere con i bug che c'erano nel 2020 quando non si capiva chi era primo nei primi 5-6 giri, quindi sostanzialmente micro bug sì, non perfezione, però comunque un gioco che era sostanzialmente abbastanza solido. Non so cosa ne pensano gli altri, partiamo da Jay. Ma sicuramente diciamo che quest'anno, come ha detto Andrea, c'è stato un risvolto molto positivo da quello che è successo l'anno scorso, nello scorso gioco, e questo ha aiutato moltissimo. Sicuramente i campionati che sono diventati così combattuti, anche questo ha aiutato molto. Il fatto di accorciare comunque leggermente il calendario e in conseguenza anche i piloti che avevano voglia di giocare, perché comunque era un gioco abbastanza comunque sì difficile ma allo stesso tempo comunque piacevole da giocare, ha fatto sì che siamo arrivati quasi tutti i campionati alle ultime gare, cioè, e quello è stato un fattore molto decisivo e molto diciamo bello di quest'anno. E la curiosità adesso sul nuovo gioco, vedremo, perché secondo me potrebbe ancora migliorare ancora di più questo aspetto. Però in generale in questa stagione mi è piaciuto molto come siamo arrivati un po' tutti nelle varie categorie alle ultime gare. Cioè c'era voglia di arrivare all'ultima gara, cosa che forse negli altri anni mancava perché era un po' lungo il campionato. E alcune scelte che sono state fatte secondo me hanno aiutato molto questa direzione qua. Quindi alla fine io ovviamente per quanto riguarda me molto soddisfacente, ma in generale tutti e quattro i campionati l'atmosfera non era male. Molto molto... questa stagione la reputo molto positiva per quanto riguarda il sito dal mio punto di vista. Gallians rispetto all'anno scorso? Ha detto quasi tutto Jay. Io l'anno scorso sono arrivato in una situazione dove poche settimane dopo è successo un mezzo disastro sia per quanto riguarda il gioco che per quanto riguarda il forum. Per quello che ho potuto vedere, quest'anno ci siamo ripresi da grande sia noi sia anche, come avete detto prima, quest'anno su F1 22 c'erano meno problemi con il fondo, anzi non credo che si potesse quasi mai rompere, sono in rarissime
circostanze. Per quanto riguarda il 23, mi aspetto all'inizio un gioco acerbo, giustamente, quindi ci saranno i soliti bug, sperando che li fixino in fretta. Mi viene in mente l'anno scorso il bug dell'audio, soprattutto per quelli con PS4. E quindi dai, in realtà mi auguro comunque una crescita. Questi bug dovranno essere, sempre che ci siano, se non ci saranno meglio ancora, dovranno essere risolti in fretta, e con la nuova fisica vedremo. Senza aver toccato ancora nemmeno una volta al pad, è difficile poter parlare in questo momento. Timo? Ah, sono d'accordo anch'io. Come hanno detto loro due, l'anno scorso i danni al fondo erano veramente, veramente, diciamo, fastidiosi. Quest'anno l'hanno migliorato da un lato, l'hanno migliorato per questa cosa qui, dall'altro invece l'hanno un po' peggiorato per via dell'attrazione che molti nella community si sono lamentati per questo problema qua. E adesso nell'altro gioco, come dicono, sembra essere, e come si vede ovviamente da alcuni video, il gioco sembra essere molto migliorato, e speriamo bene di non avere tanti problemi come li abbiamo avuti in questo capitolo 22, perché oltre al bug dell'audio, io mi ricordo anche il crossplay, che all'inizio era veramente difficilissimo usarlo, poi con l'andare del tempo l'hanno migliorato. E quindi niente, vedremo un attimo come sarà questo gioco. Speriamo che quello che hanno detto stia veramente quello che hanno realmente detto, ecco, che sia un gioco veramente migliorato rispetto a tutti i punti di vista. Sicuramente vedremo anche cosa avranno fatto di bello per Formula 1 23. Io direi di iniziare, manca 1 minuto e 44 finalmente all'arrivo di Formula 1 23. Andiamo con la prima categoria, minuto prepariamoci 44. Qui. Ma no, un'ora, minuto e 44. Io ero già pronto se era 1 minuto e 44. Qua siamo vicino al buco nero di Interstellar. Siamo in un attimo, siamo arrivati a un minuto. No, un'ora e 44, vi correggo, adesso 43. Andiamo con la prima delle categorie che abbiamo scelto per voi. È una new entry. L'avevo soprannominata, tra virgolette, premio Jean Todt, perché è il premio al miglior team manager della stagione. I tre selezionati sono ovviamente il buon Kaisermat. Attenzione, qua c'è il miglior team. Ok, perfetto. È perfetto, eccoci qua. Allora, abbiamo il buon Luigi Di Legge, con ovviamente team manager in Prime League della Williams. Abbiamo il buon Matteo Geraci, Kaisermat 27, che ha fatto il da team manager sia in Ferrari della Prime, dove ha vinto un titolo, sia in Alpine con noi in Pro, due titoli. E poi abbiamo il buon Sdem, dove ha vinto anche lui due titoli, facendo solamente il team manager per la Sport League. Paolo Paradiso, che ha fatto, diciamo, qua ne sono segnati Pro League e Prime, ma in realtà l'ha fatto per quattro, perché poi alla fine c'era anche in Sport, se non vado errato, e anche in Master. Non ha corso quest'anno il buon Paolo Paradiso, ma ha fatto diciamo i sorci verdi in quel del muretto. Intanto attenzione, arrivano persone. E per ultimo, la quinta scelta è stato il buon Luca Flaminio in Prime League con la Aston Martin. Secondo voi, rullo di tamburi, chi può mai aver vinto questo bellissimo premio? Chi lo può aver vinto? Ma ovviamente 9. Perdonatemi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 voti a 1 ha vinto il buon Kaisermat Matteo Geraci. Applausi per lui, complimenti all'Inge, perché è stato veramente eccezionale. Un voto va a Sdem su 9 voti arrivati alla giuria. Signor Matteo Geraci in arte Kaisermat, lei ha vinto due titoli.
in Prime League, ha avuto l'onore di rappresentare un'altra volta il team Long Hiroshi, questa volta senza caffè ma con l'acqua austriaca. Ci dica un po' come ha vissuto questa stagione dal muretto. Vince il primo premio Jean Todd, sostanzialmente. È stata una stagione un po' faticosa, gestendo tre team non è stato per nulla facile. Sinceramente non mi aspettavo che uscisse in scena questo premio, onestamente. Infatti vengo un po' preso in contropiede, però dai, sono contento. Diciamo che ripaga gli sforzi fatti dietro le quinte, ecco. Però alla fine il lavoro sporco l'hanno fatto i piloti, quindi dai, va bene. Molto bene, molto bene. Quindi non lo so, Gaglia, se vuole dire qualcosa da pilota. Vai Jay. No, è che stavo dicendo proprio che bel discorso da team manager, già proprio calato nella parte. Ovviamente tutto il merito, il lavoro sporco lo fanno i piloti. Diciamo che anche per dare un pochettino di lustro al team manager per gli anni prossimi, ne abbiamo visti abbastanza, non tantissimi, però anche il team manager su Formula Italian Team potrebbe prendere molto piede, perché tenete presente che se andiamo avanti con la simulazione, comunque tra il tracker live timing del grandissimo Lopensky 88 che ha tirato fuori, in cui si hanno tutte le telemetrie di tutti i piloti e quindi inizia a diventare simulativo anche per quello. È molto bello, perché comunque tu devi pensare solamente a spingere, quindi speriamo che negli anni prossimi ce ne siano di più, anche magari non piloti, ecco, magari non è facile, No, assolutamente no. Non è facile. Io, perché ci sono stato pure a fare il team manager, prima ancora di istituire questo premio, quando per esempio Emazo ha vinto la Pro, ed era compagno con Luca, ma gestire piloti e comunque gestire le strategie vedendo da fuori non è facile, perché poi dopo tu da pilota devi sentire la fiducia di quello che ti dice qualcuno da fuori, ma molte volte tu vuoi ragionare in un modo perché vedi che la gara o senti che la gara sta andando in una direzione, e poi dopo qualcuno dall'altra parte ti dice no, devi fare questo, e tu comunque dai fiducia a quello che la persona fuori ti sta dicendo, perché sta controllando tutta la situazione. Ci deve essere quell'alchimia, e non è sempre facile tra ingegnere e pilota, quindi quando poi dopo viene premiato l'ingegnere, viene premiato anche la sua scelta, le sue scelte, insomma, in generale, quando fai la gara, nel rapportarsi con i piloti, e poi dopo i risultati si vedono. Possiamo chiedergli qual è il team che lo ha più messo in difficoltà a livello strategico? Non so già, io non dico niente, però lo so già. Oddio, a livello strategico più in difficoltà nessuno, devo essere sincero, nessuno, però mi divertivo di più in pro, perché perché col Doc e con Raffaele ci inventavamo delle strategie proprio che nessuno si poteva immaginare. La più bella di tutte è stata quella di Monza, siamo andati tipo secondi e terzi senza Marta e la doppietta. Certamente mi sono divertito tantissimo quella sera. Io volevo essere praticamente in tutte le gare per sentire il buon Long in gara quando gli succedeva qualcosa, oppure soprattutto quando... No, perfetto. Perfetto. Diciamo che possiamo mettere una delle gif che piacciono di più ad Andrea, ovvero il buon Gagliani. Vai, che fa così. Calma, benissimo. Allora, dopo questo excursus, possiamo andare alla seconda categoria. Stai pure, caro Kaisermat, nella nostra bellissima live. Passiamo al miglior team della stagione. Qua, signori, abbiamo avuto dei team sostanzialmente molto molto agguerriti. Ne abbiamo scelti quattro, che sono J-Sport, VR46 e Z Pro Mauro per la Ferrari in Master League. Abbiamo avuto Shumi Legend e F22 in Sport League, Lopensky 88 e Mister X 1122 in Pro League, Di Legge 97 e Marco Gano, la Williams della Master. Allora, qui sostanzialmente
sostanzialmente c'è stato un summit molto molto approfondito. Hanno vinto all'unanimità la Ferrari della Pro League, anche alla luce di quanto gli si diceva ad inizio anno. Hanno tappato sostanzialmente la bocca agli haters, come si dice adesso, con quel meme che aveva rappresentato il cavallo un po' fatto un po' così. La Ferrari della Pro League vince sostanzialmente il campionato più agguerrito per quanto riguarda i piloti, non tantissimo per quanto riguarda i costruttori, perché sono stati molto molto costanti tutti e due i piloti. Abbiamo premiato sostanzialmente il team più equilibrato, ecco, perché Mister X ha vinto delle gare, Lopez chi si è giocato il mondiale fino alla fine, e quindi sostanzialmente ci sembrava giusto dare questo premio a loro due. Non so se li avremo in live, io mi rimando alla regia magari di chiamarli, di chiamare Lore, che tutti gli anni dice non vinco niente, non vinco niente, la prima volta che vince non c'è, non si sa dove è finito Lorenzo Tamorri, non gli si può dire nulla, e quindi la prima volta che vince magari se la perde. Se lo recupererà magari a YouTube, da YouTube. Cosa vogliamo dire sulla Ferrari della Pro? Cioè, da come erano partiti sostanzialmente si sapeva. Due piloti molto esperti, Mister X che non riesce mai a esprimere il potenziale, non riusciva a esprimere il potenziale anche per un fattore lag che lo tediava praticamente tutte le stagioni. Un Lopinski che arrivava da una stagione in Pro League non entusiasmante, ha tirato fuori, diciamo, una delle migliori stagioni, sicuramente la migliore stagione della loro carriera, caro Andre. Sì, sì, diciamo che allora un team che ha sofferto un po' la qualifica, entrambi i piloti, diciamo che c'è stato un problema a livello, diciamo, di difficoltà, soprattutto all'inizio gara, e partire magari un po' nelle ritrovie. Questo le ha messo un po' in difficoltà, chiaramente, soprattutto all'alto del campionato piloti, ma anche chiaramente dei costruttori. Mentre durante la gara riuscivano sempre a sfruttare al massimo le diverse condizioni, diciamo, della gara, e poi andavano quindi in posizioni. Vedo che comunque hanno ottenuto tantissimi piazzamenti, il team con più piazzamenti in Pro League, quindi due piloti molto costanti, li conosciamo, nel senso che sia Ernesto che Lorenzo sono due piloti da gara più che da qualifica, e questo ha fatto la differenza nei confronti invece di un team come quello di Lucio e Leonardo, in cui appunto Leonardo ha pagato un po' di inesperienza con alcuni errorini, alcune difficoltà a finire le gare. Ricordiamo che veniva dalla Prime, quindi non è nemmeno semplice, e da lì poi chiaramente le ultime gare si sono trovati paradossalmente, caro Andrea, entrambi, tu li guardavi, diciamo, comunque eri in pista con loro, entrambi in lotta per il campionato piloti fino a poche gare alla fine, avevano tutte e due la possibilità di vincere il campionato piloti, tra l'altro. Fino a che non è arrivato Patrick, erano sempre due contro uno. Sì. Quindi esatto. A fare strategia erano sicuramente un passo avanti. Sì. E sostanzialmente. In gara pochi errori, qualcuno magari forse, vabbè, Lorenzo, qualche piccolo, però in gara diciamo che sfruttavano appieno anche. Quelle gare in cui si passava magari da un asciutto a bagnato, riuscivano a leggere bene le diverse situazioni di gara. Sostanzialmente, magari poi chiederemo anche agli altri, io avevo questo sentore da pilota. Quello che riuscivano a fare loro era che stavano calmi i primi giri, e quindi cercavano di stare lontano dai guai per poi arrivare sostanzialmente fino all'ultimo e trovarsi nelle posizioni là davanti per poi battagliare. Quindi questo è sicuramente frutto della loro esperienza, poi comunque dovevano avere il passo per fare questa strategia, perché buttare, o meglio stare tranquilli metà gara, non vuole per forza dire essere là davanti anche se gli altri sbagliano. E quindi loro sicuramente hanno
e sono stati il team sicuramente a livello generale più esperto e più costante. E errori molto pochi, sicuramente, cioè andando indietro a trovare un team così esperto, così bravi tutte e due a fare punti, è difficile, nel senso ce ne sono sicuramente, però è difficile, ecco. Sì, ma lo sapevamo un po' all'inizio stagione, io onestamente, prima mi hanno detto i team, avevo puntato per il costruttore proprio sul loro due, perché sapevo che facevano tanti punti. Gli altri cosa ne pensano? Partiamo da Jay. Ma per quanto mi riguarda, diciamo che loro hanno sfruttato la loro esperienza in un campionato dove si partiva con molta inesperienza. Nel senso, loro erano una coppia già comunque consolidata. Mi ricordo che già l'anno prima avevano fatto coppia insieme e non erano andati benissimo per varie vicissitudini, problemi di connessione per Ernesto, e Lorenzo ancora non aveva quella costanza che aveva avuto quest'anno. Quest'anno invece sono partiti con più consapevolezza anche tra di loro, conoscendosi abbastanza bene, hanno sfruttato tantissimo l'inesperienza che si è creata nei primi Gran Premi. Quella è stata secondo me la chiave del loro successo di quest'anno come team. Ci sono state molte gare caotiche dove l'inesperienza si è fatta sentire e loro hanno sfruttato il loro saper correre in maniera tranquilla al loro vantaggio, e quello per me ha fatto la differenza per quanto riguarda gli altri team. Ovvio che poi loro compensavano questa esperienza in costanza in gara. Infatti il problema più grande, l'ha detto Andrea, qual è stato loro, è stata la qualifica, perché se fossero partiti molto più avanti, soprattutto Ernesto era uno che veramente partiva tanto tanto indietro, avrebbero fatto addirittura meglio di come hanno già fatto, perché comunque in gara riuscivano a sfruttare benissimo le situazioni. Erano stati presi in giro perché già, diciamo, le altre Ferrari andavano bene e la loro piccava qualcosa, no? E invece poi dopo hanno sovvertito, e io onestamente sono contento per loro, perché per esempio Ernesto tanti anni che correva e quest'anno finalmente anche come risultati ha maturato tantissimo dopo anni e anni di gavetta e finalmente dopo meno problemi di connessione. E per Lorenzo è stato un grande passo in avanti dovuto anche e soprattutto all'esperienza che ha cominciato a fare correndo anche in altri campionati come la Sport, che è stata molto competitiva negli ultimi anni e ha fatto anche delle gare in Master, e questo, fidatevi ragazzi, aiuta tantissimo poi nella comprensione della gara quando poi dopo si va a fare un campionato. Quindi questo è un grosso passo in avanti con il gioco che può arrivare. Occhio a loro due, perché potrebbero essere delle belle mine vaganti per il prossimo campionato. L'importante è che non si sbina, o meglio, se si riesce a sbinare di meno, perché così almeno sarebbe bello. Vabbè, a parte questo, Gaglias? Dice sempre tutto quanto Jay. Allora ti chiamo prima, dopo. Così, no, vabbè, dai. Giustamente, no, dice tutto Jay perché Jay è chiaramente una persona con molta esperienza e che ne capisce molto. No, per aggiungere qualcosa, io ho votato per loro anche perché li ho visti sempre molto coesi, sin dalla prima gara hanno sempre corso l'uno per l'altro, sono sempre stati i veri compagni di squadra, cosa che in molti altri team magari hanno visto, magari ho visto in maniera minore. Erano sempre in parti assieme, ma erano sempre in un contatto molto vicino tra loro, e secondo me hanno fatto bene anche perché uno si fidava dell'altro e l'altro si fidava dell'uno. Dan? Concordo anch'io e dico anche la mia. Loro, diciamo, hanno avuto e hanno anche un'intesa incredibile e che li hanno portato sicuramente a ottenere grandi risultati in Pro League. E per Lopensky, diciamo, io ti dico che, come ha detto Jay, fare altri campionati gli è servito sicuramente tantissimo, soprattutto fare gare in Master League, che io ne so qualcosa perché è stato in compagno di squadra con me, dato l'assenza anche di Talz in alcune gare.
e lo ha fatto maturare talmente tanto. Poi un altro aspetto è stato anche la Pro League di quest'anno, che rispetto all'anno scorso era decisamente un po' meno difficile cercare di lottarsi il titolo, perché l'anno scorso c'erano alcuni piloti che veramente erano delle frecce. Quest'anno forse si è ridotto un pochino, ma comunque è rimasta, cioè è rimasta sempre la stessa identica Pro League per cercare di lottarsi. E Mister X è la stessa cosa, solo come ha detto Jay prima, gli è mancata la qualifica, perché poi nell'ultima intervista aveva detto che lui si concentrava di più sulla gara e poco nella qualifica. Questo secondo me ha un po' penalizzato tanto il team Ferrari, che però comunque hanno fatto tutti e due un grandissimo e grandissimo una grandissima stagione, e vediamo anche con il nuovo gioco, perché sicuramente ci sarà da divertirsi per loro due. Molto bene, molto bene. Allora, andiamo avanti, perché arriviamo a una delle più combattute tra le categorie scelte da noi, perché arriviamo alla categoria del rookie dell'anno, ovvero il pilota che ha debuttato nei nostri campionati e che ha fatto meglio. I piloti sono questi: il grandissimo di Vampir, Diego De Gasperi, che è arrivato in Sport League, pilota Alfa Romeo, ha corso veramente molto molto bene. Seconda scelta, il pilota che aveva monopolizzato fino a qualche gara dalla metà di stagione la Prime League, che era Pharao Cerberus, il buon Luca Candela, in Mercedes, che poi, come detto benissimo da Andre, alla fine si è dovuto ritirare purtroppo. Manuel Fancelli, che l'abbiamo visto sostanzialmente come wildcard arrivare in Master League e avere dei buonissimi spunti e dare soprattutto grandissimo filo da torcere, si è piazzato subito molto molto avanti. Il pilota rampante dell'Alfa Romeo in Prime League, Ricky Bizzo, per lui un arrivo quasi a metà stagione, una bellissima vittoria in quel di Silverstone alla seconda gara da lui disputata in Prime League. E Magico Sonny Rizzo in Mercedes per la Sport, anche per lui una vittoria, quindi sostanzialmente molto molto bene. Ci sono piloti che ancora non hanno vinto una gara, ragazzi, in Formula Italian Team, quindi vincerla al primo anno in questa Sport era veramente molto molto difficile. È stato un premio calvario. Molto un calvario e molto combattuto l'assegnazione del premio, perché vince incredibilmente o no, dipenderà da voi, ce lo farete sapere anche dalla chat, Ricky Bizzo con 4 voti su 9. Seconda posizione se la assicura Fara, quindi Prime League molto molto sugli scudi in questa categoria. Poi Manuel Juve, due voti per lui, quindi sostanzialmente Ricky Bizzo vince il Gran Premio. Il Gran Premio, sì, vabbè, il Gran Premio del miglior rookie, ci può anche stare. E quindi vince Ricky Bizzo, un pilota che l'abbiamo visto sin dai primi chilometri, si stava battagliando già la vittoria in quel di Portimao, poi una gara un po' difficile, sostanzialmente arrivò la pioggia, quindi è stato molto 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 bravo anche a gestirla. Non arrivò il podio, arrivò una top 5 comunque, che fa sempre molto molto bene. Vinse poi, diciamo, sorprendendo un po' tutti in quel di Silverstone. E qua arriviamo a te, Gallians, dato che ce l'hai avuto lì vicino. Sì, infatti ho votato per lui anche per l'impatto che ha avuto sul campionato. Io me lo ricordo veramente bene quando è entrato. Entrato nella gara di Portimao e subito in qualifica aveva fatto un tempo mostruoso, tanto che io mi sono detto ok, un altro fuori categoria, meraviglioso, cioè ero veramente con le mani nei capelli. Quella gara purtroppo fece un errore perché tenette
non so come qualcuno mi aiuti con l'italiano, vocabolario, dove sei. Comunque, Montole come... Sì. Montole gomme da bagnato estremo quando la situazione era chiaramente all'intermedia e lì perse molto tempo, ma già alla seconda gara, come hai detto tu, ha fatto una vittoria schiacciante. E la seconda gara, vincere sul Formula Italian Team da rookie e a stagione in corso è una cosa molto complicata. E poi ho voluto premiare anche la sua costanza di rendimento, perché se io devo pensare a un suo errore mi viene in mente quello che ha fatto a Spa, e poi per il resto non mi viene in mente nient'altro, è stato praticamente perfetto. Sì, è stato molto molto bravo, ha fatto anche una wild card in pro, poi ha centrato le finals centrarle da metà stagione vuol dire fare molto molto bene. E invece il buon Jay ci parla di Manuel Juve, dato che ce l'ha avuto in master, anche Slam magari. Allora, per quanto riguarda Manuel, posso dire che l'ho votato io, per uno dei voti è andato io, dato dalla mia parte, perché ragazzi, entrare a metà stagione e stare subito lì tra i primi 5 quasi costantemente tutte le gare significa che comunque non vai piano per niente. E per chi non lo conosce può essere una sorpresa, ma per chi lo conosce non è una sorpresa, anzi secondo me ha dato un bel segnale soprattutto per il prossimo anno, perché è un pilota molto veloce, molto costante, che comunque quasi sempre arriva al traguardo. Se non arriva al traguardo è perché succede degli incidenti, così, se no è un pilota molto affidabile che arriva quasi sempre a punti. Ed è soprattutto uno che impara in fretta, soprattutto quando attorno a gente veloce, è uno che riesce comunque a stare lì e cogliere l'occasione quando lo si presenta. Quindi attenzione, perché è un pilota che per il prossimo campionato potrebbe essere lì tra i papabili, addirittura per posizioni molto alte per quanto riguarda il campionato della Master. È un ragazzo comunque fenomenale, e quindi secondo me era giusto premiare anche lui. Comunque le votazioni erano molto equilibrate tra tutte, perché anche per chi non è stato votato, come per esempio Vampir o Magico Sonny, ricordiamo che loro hanno vinto una gara in una Sport League comunque molto competitiva. Vampir per me è considerato la sorpresa della Sport, e quindi secondo me anche lui potrebbe fare buone cose quest'anno. E Magico Sonny è un ragazzo molto giovane che secondo me potrebbe aver imparato molto da questa stagione che si è appena conclusa. Quindi tutti i 5 piloti che erano in votazione per questo Rookie of the Year, tutti potevano meritare di vincere questo premio, onestamente. Da Ricky Bizzo fino a Magico Sonny, tutti avevano un motivo valido. Simo? Io ho votato Ricky Bizzo, cioè, quindi più che altro perché, come ha detto Ale, è stato veramente un ottimo pilota. Soprattutto il fatto perché è arrivato ed è riuscito ad arrivare anche in finals, che non è stato anche, cioè non è facile, e poi si è visto anche in azione, in Pro League, anche in qualche gara in Sport, il potenziale ce l'ha, e adesso bisognerà vedere anche cosa farà nel prossimo capitolo, perché ci sono tanti punti di domanda: o farà la Sport o farà invece la Pro League per fare la 100%. Bisognerà vedere, bisognerà attendere, però comunque si è visto chiaramente che è un ottimo pilota, soprattutto in fase di sorpasso, perché mi ricordo Monza con Ale che si erano battagliati alla Ascari, se non erro, e tutti e due ne sono usciti, mi sembra, interi e puliti, e sono arrivati tutti e due al traguardo. Quindi diciamo che è un ottimo pilota, e sicuramente l'anno prossimo ci farà una grande sorpresa, ecco. Andre, qualche parola sul miglior rookie? Io ho votato Fara, Luca. Devo dire che anche Riccardo, Ricky, ma lo stesso Manuel, devo dire che era un premio molto punto a punto, come si suol dire. Tutti quanti probabilmente avrebbero meritato questo premio. Ho votato Fara perché ho seguito molto la Prime dall'inizio. Mi ha colpito, diciamo,
la sua velocità e anche correttezza in pista, quindi soprattutto inizio campionato tu hai seguito pure la Prime. Sembrava fosse il dominatore assoluto, oltre a velocità, anche un'ottima presenza anche a livello, diciamo, strategico, a livello, diciamo, di correttezza in pista nei duelli. Poi ha avuto qualche problema in più, ha dovuto ritirarsi, ma il giudizio non è cambiato, ecco, quindi avrei votato lui. Beh, sicuramente a livello di rookie credo che abbia prevalso sostanzialmente anche poi ovviamente ci sono impegni extra fit, però ovviamente stiamo assegnando un premio sostanzialmente al miglior pilota del fit, quindi bisogna prendersi cioè miglior rookie del fit, quindi bisogna prendersi anche sostanzialmente dei parametri anche a livello di impegno. Ricky Bizzo è arrivato, ha mostrato subito una buona visione anche nella community, era sempre molto molto attento sul regolamento. Sicuramente legarsi subito a un ingegnere come Ernesto lo ha inquadrato, quindi sostanzialmente anche questo secondo me è un parametro che ha fatto propendere sostanzialmente la scelta della giuria verso Ricky Bizzo. Perché se andiamo a prendere solamente i risultati, è ovvio che magari le due gare in prime non valgono sostanzialmente la vittoria di Magico Sonni nella Sport League, in una delle Sport League più veloci di sempre. Ora, non la più veloce, ma era molto molto agguerrita, perché tra Luca Bignola davanti, poi c'era Topping, che comunque, anche se non era velocissimo, sempre un pilota di esperienza. C'era Alessio Fiorino che aveva fatto l'anno scorso in Master, e poi Sciumi, e quindi era molto. Poi c'era anche Michael, cioè ce n'erano di piloti molto molto agguerriti. Però ecco, diciamo che per essere miglior rookie bisogna aver impressionato sia in pista, sia sostanzialmente a livello anche di impegno nella community. Non è mai male, perché farsi riconoscere subito in community penso che sia un punto fondamentale. Dopo, Sì, detto no, questo, molto, molto. andiamo alla prossima categoria, dove abbiamo uno di noi sostanzialmente che potrebbe vincere Non la sono io. categoria. E non è badolato. Chi potrà Attenzione. essere? Mi Attenzione, eccoli qua. Eccoci spoiler. qua. Allora, il signor Matteo Lacerenza, vero Shumi Legend, campione della Sport League, si gioca il miglior poleman del 2022-2023 con gli altri quattro, ovvero il buon Simone Fracchiolla in Arte SDAM, pilota della Master League quest'anno, Emanuele Nardacci, Emis in Prime League, Lucio Manno, Cartista 99 in Pro League e Luca Bigno in Sport League. Ovviamente miglior poleman vuol dire che sostanzialmente ha fatto più pole di tutti, o comunque si sono contraddistinti in qualifica, chiamiamola così. È stata combattuta con le unghie e con i denti, ha cercato in ogni modo, però ha vinto per un punto Luca Bigno in Sport League, 4 voti a 3 contro il buon Stem che si piazza secondo, 4 voti per Luca Bigno, 3 per Stem, 1 per il buon Cartista e un altro per Emis. Quindi, Polman. Alle volte c'è chi la vive come la storia del bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto. Alle volte la pole può farti vincere, come magari in gare come in Monaco, sicuramente, quasi sicuramente, come nei circuiti cittadini, Singapore, eccetera, eccetera. Alle volte non è diciamo, non ti permette magari di avere un 20% in più per vincere la gara. Partiamo da Jay, pilota un pochettino più da gara, Jay, però diciamo che la forma è. Non un pullman, diciamo. Considerando che per la maggior parte delle gare che ho vinto, credo che io ho fatto 2 o 3 pull al massimo, ma. E tra l'altro, manco le ho mai sfruttate tutte. Ma diciamo che dagli ultimi anni, soprattutto gli ultimi 2, la pull fa la differenza.
Quindi saper comunque fare il giro secco ti garantisce una grande possibilità in gara. Non sempre così, ma diciamo che ultimamente sta diventando una regola fissa che piazzarsi tra le prime tre posizioni è fondamentale. Sta un po' diventando come la realtà, no? Dove la qualifica comunque conta molto, e anche nel gioco comunque adesso sta cominciando ad essere questa un po' la regola. Il mio voto personalmente l'ho dato a Luca Bigno, perché quest'anno, per me, per quanto mi riguarda, l'ho visto proprio come un pilota che nel giro secco c'ha un qualcosa di importante, che non sempre ha trasformato in gara su quest'anno, quindi è una pecca che forse deve cercare un po' di colmare in vista di questa stagione. Per quanto riguarda la qualifica, l'ho visto, lo vedo, l'ho già detto in molte altre live, o quantomeno quando mi è stata fatta la domanda, lo vedo proprio come un bel talentino, e io l'ho voluto premiare perché secondo me c'ha quel talento lì importante che io ho visto anche in tanti altri ragazzi che ho affrontato anche in passato, no? E soprattutto, quindi secondo me lui ha un bel potenziale, nonostante comunque Simone, da questo punto di vista, io lo ritengo uno dei migliori per quanto riguarda qualificatori, nel senso che comunque nel giro secco non posso dire nulla, è sempre stato molto veloce dall'anno scorso, ma soprattutto quest'anno si è vista proprio la differenza e si vede come nel giro secco sia molto molto bravo. Quindi diciamo che il mio voto è stato più per premiare Luca Bigno della sua grande stagione che ha fatto, però anche Simone, onestamente, io lo ritengo in questo momento tra i top 3 dei qualificatori. In questo momento tra tutti e tra i top 3. Invece andiamo a sentire un po', diciamo, la voce non discordante, però ha votato per Emis il buon Gallians. Ma voce discordante non tantissimo, perché sono d'accordo su tutto quanto quello che ha detto in precedenza Jay su Luca Bigno, però ho voluto premiare Emis perché comunque non era facile, dopo aver fatto un lungo stop, rientrare in categoria e di fatto essere il miglior poleman di categoria, e nonostante verso la fine del campionato si era capito che purtroppo aveva commesso qualche errorino di troppo ed era stato estromesso dalla lotta per il campionato, ma sul giro secco è stato sempre imprendibile. E l'ho vissuto in prima persona, soprattutto a Monza, nella quale ero sicuro al 100% di aver fatto la pole, e avevo fatto il mio miglior giro di sempre a Monza. All'ultimo tentativo avevo tolto 2 decimi al mio best, però Emis ha tolto altri 2 decimi e ha fatto la pole position. Avrebbe fatto un ottimo tempo anche in un'altra categoria se non fosse stato in Prime League. Purtroppo queste sue pole sono sempre o quasi sempre state penalizzate dal fatto che in partenza non è mai stato un fulmine, difatti la prima posizione l'ha quasi sempre persa. Però a livello di velocità pura, quando magari la macchina era scarica e non c'erano tanti problemi con il suo acceleratore, era veramente imprendibile. Assolutamente, assolutamente. E vabbè, andiamo dalla voce seconda classificata, il buon Sdem. Io ci ho provato a mettere il voto mio. Vabbè. Cioè, ci prova e vediamo un attimo com'è. Però comunque, da un lato però sono anche contento che abbia vinto lui, perché diciamo è stato incredibile il fatto che in alcune gare lui abbia fatto un tempo addirittura più veloce di quello della Master League, quindi di un decimo, di due, comunque era un pilota che ti faceva addirittura il tempo migliore rispetto alla pole della Master League. Non è facile, non è assolutamente facile. E poi comunque lo si è visto che sia lui che Shumi, già dall'inizio della stagione avevo già surclassato il buon Shumeto, voi due dovete venire in Master perché non c'è tripa per gatti qui, cioè siete due piloti veramente fortissimi. Lui lo ha dimostrato anche dalla sua anche giovane età, perché lui ha 16-17 anni, quindi
è un pilota che ha dimostrato grande velocità nel giro secco, non solo in Sport League ma anche nelle finals, perché nelle finals aveva fatto la pole position, se non erro, a Bahrain, facendo più il tempo più veloce di Dilegge e anche io che ero partito terzo. Quindi diciamo che assolutamente è giusto la vittoria sua in questa nomination. Beh, direi che chi voleva sia Sciumi che il buon Luca Vigno in Master, credo che sia in questa lobby, cioè in questa stanza di Discord. Lo vedo mutato, non so cosa stia facendo il buon Kaisermat. Signor Kaiser, ma tanto per spezzare un attimo questo alone di serietà che stiamo cercando di mantenere e per renderla live un pochettino più frizzantina, non ci sente. È andato a installare subito Formula 1 23. Vabbè, magari lo recupereremo più tardi. Si è animata intanto un pochettino la chat, è arrivata la torsida per Jay, quindi... molto bene, mi piace vedervi un po' così attivi. Andiamo a una delle sostanzialmente classi categorie, chiamatele come volete, in cui non c'è stato scampo per gli altri o per le altre. Attenzione, andiamola a vedere, perché è la categoria della miglior gara dell'anno sulle quattro categorie, ovviamente. Quindi abbiamo la sostanzialmente Portimao in Pro League. Abbiamo un attimo, dimmi quando ci sei, Simo. Ci sono, stavo cercando di mettere bella chat, perché era Jay, era nascosto tra la chat, non lo volevano far vedere e quindi ho voluto un attimo sistemare. Vai pure, vai. Ok, allora, abbiamo Portimao della Pro League, una gara in cui tutti sono arrivati al traguardo, in cui, ahimè, c'è stato una piccola incomprensione con il gioco, ma che comunque ha dimostrato, forse è stato l'emblema di questa Pro, ovvero... tutti potevano vincere ad un certo punto, poi è arrivato... No, attenzione, perché mettiamo l'applauso? Non ho mica detto che... Attenzione. Era una cosa sorpresa, era una sorpresa, sabotaggi. Esatto. Sabotaggi. Molto bene. Sappiamo che per te la gara è molto importante, quindi... No, in realtà potrebbe sparire, però vabbè, la lasciamo perdere. Andiamo alla seconda, ovvero Ungheria della Sport League. L'abbiamo selezionata perché c'è stato quel duello pazzesco tra Sciumi Legend e Luca Vigno, in cui all'ultimo giro c'era Luca Vigno davanti, in una pista in cui non si poteva passare sostanzialmente. E poi Sciumi la ribaltò, creando una serie di meme molto divertenti, e la ribaltò con un grandissimo sorpasso su Luca Vigno. Arriviamo alla terza, ovvero Monza Master League, una gara piena di colpi di scena. C'era stata l'acqua, le full wet, le intermedie, le soft, però ha fatto vedere un grandissimo livello di questa Master. Abbiamo avuto poi anche Imola Master League, anche quella una gara molto molto bella, e anche lì pioggia, safety car, è stata molto molto dura, tanti duelli, è stata un disastro, però ci è piaciuto perché è stata molto molto maschia e ci ha fatto vedere veramente tantissimi duelli. Un'altra volta... Imola, ma questa volta Pro League, anche lì mi pare pochissimi ritirati, tanti sorpassi, una safety car alla fine che ha ribaltato completamente il risultato, o no, perché c'era davanti Cartista, e Pozluca addirittura si ritrovò davanti prima di quella safety car, poi danneggiò sostanzialmente l'alettone, era rientrato e si era messa benissimo per lui, quindi... una rimonta, la devo dire, del sottoscritto, finita con forse una delle bidonate più belle della mia stagione. Un Gallians che dava per morta la gomma media
sempre ad ogni giro, ma alla fine ci arrivammo quasi tutti. E per finire arriviamo a Singapore Prime League, che anche quella è stata molto molto combattuta, quindi sostanzialmente attenzione. Ma che Ferrari, intanto scusate, facciamo un piccolo excursus, arrivano in domanda il buon il Brandoni, ci dice: ma che Ferrari Hypercar 499P alla 24 ore di Le Mans ieri pomeriggio, siete contenti di Giovinazzi e Pierlividi? Ti devo dire, hanno sbagliato completamente la scelta della squadra della Formula 1, mi sembra. io devo dire che è stata finalmente una grande edizione della Le Mans. Cioè, non solo perché ha vinto Ferrari, ma proprio in generale. È stato pure un peccato che ho dormito pure qualche ora, onestamente. E chissà l'anno prossimo. E chissà l'anno prossimo. Finalmente c'è stata battaglia. Finalmente c'è stata battaglia. Arrivare che all'improvviso Peugeot era in testa, quasi tutte le marche sono andate almeno una volta in testa, a parte la Glickenhaus, tutte le altre marche sono andate almeno in testa almeno una volta. C'era anche la povera Bumwell. Ah, la Bumwell, sì. Diciamo che tra Glickenhaus, che comunque si è tenuta molto molto tranquilla, quindi ha cercato di fare di togliersi un po' dai problemi, sembrava il buon Lopez che nella Pro League ha cercato di essere molto costante fino alla fine. Aspetta Andrea, Lopez che io lo posso paragonare alla Peugeot. No, cioè, vabbè, poi per lui si è ritrovata là davanti, stava andando pure forte, la Peugeot si è fatta un autogol da solo sbagliando, perché secondo me poteva arrivare tranquillamente addirittura a podio, perché comunque si stava costruendo un bel gap anche loro. Allora, quello che mi fa piacere sicuramente è vedere che comunque i piloti che vanno in Formula 1 poi qualcosa fuori dalla Formula 1 la fanno, e questo fa capire quanto a livello di piloti la Formula 1 sia competitiva. Magari non il paragone migliore, perché comunque è un lavoro di squadra, ce ne sono tre. Pierguidi e Calado sicuramente sono stati... Io ti dico un'altra cosa, Ali. Pierguidi, pilota che è sempre stato sottovalutato, ma è uno dei piloti più forti che io abbia mai visto italiani. Pierguidi e Calado a livello di Gran Turismo sono veramente veramente molto molto forti, a livelli di GT, chiamiamole così, quindi sono molto molto forti, l'hanno dimostrato, anche perché hanno azzeccato il BOP, che è sempre stato uno delle spade di Damocle dell'Endurance, quindi l'hanno azzeccato, perché sostanzialmente tutti si ricorderanno alla fine del duello Toyota-Ferrari, però Cadillac è arrivata seconda, BOP, terza e quarta. BOP diciamo che sarà sempre una spada di Damocle, perché però... la vera, perché comunque Toyota aveva 13 kg in più, perché comunque 34. La più avvantaggiata era Porsche, perché Porsche era quella che dal BOP era uscita con la vettura migliore, infatti per un certo momento stava dominando, quindi il BOP diciamo che alla fine non sarà mai quella la cosa che comunque... Sì, però non c'era non vedevamo questa Le Mans. Beh, però secondo me, perché tutte le case adesso si sono cominciate a far sul serio. Cadillac ha fatto sul serio, Porsche ha fatto sul serio, Ferrari ha fatto sul serio. Poi arriveranno le altre, perché si parla di Acura, si parla di BMW. Quando le grandi case cominciano a far sul serio, lo spettacolo è sempre garantito. Quindi alla fine a Toyota mancava la concorrenza. Io credo che adesso la concorrenza sia arrivata e come. Molto bene, molto bene. Quindi andiamo a nominare la miglior gara di quest'anno. Signori, non c'è nessunissima categoria che è finita così. Tutti quanti hanno votato Portimao della Pro League. Quindi Portimao della Pro League con nove voti è stata eletta la miglior gara dell'anno. E io vorrei far notare come comunque noi diciamo Portimao della Pro League e intanto il buon Long sta rosicando, perché comunque quella Portimao della Pro League ancora se la ricorda.
Sto sorridendo, ma in realtà dentro sto morendo malissimo. No, è stata molto bella. È stata molto bella. L'abbiamo detto anche nel rewind della Pro. È stato una goduria guidarla, perché tutti eravamo veramente molto veloci. Ovviamente, per quanto riguarda il passo della Pro, eravamo tutti molto attaccati. Eravamo addirittura a un certo punto io e Raffa, Minotto, Lore, Mister X, Cartista e Alesi in 6 a giocarci la vittoria. È stata bellissima, con Cartista che più man mano andava svuotandosi il serbatoio, andava molto più forte, perché non si riusciva a prendere un decimo col DRS col suo setup. Cioè, era scarichissimo per quanto riguarda il Portimao, che è uno dei gran premi con forse meno metri di rettilineo. Poi è arrivata la pioggia, fino a un certo punto era leggibile, poi alla fine abbiamo fatto un disastro, abbiamo fatto, perché Raffa va ai box, va a metterle wette, io dico ma sì, andiamo anche noi. Poi è stata bellissima, cioè brutta per me, ma secondo me è la vetrina della sport, della Pro, scusatemi, della Pro, perché ha fatto vedere innanzitutto una pulizia di guida incredibile. Ci sono state forse 2-3 bandiere gialle, una per Ernesto, una per Melissano e un'altra, se non mi ricordo, si era girato Patrick in uno dei pochissimi errori che fa Patrick. Nessuno ritirato, uno spettacolo, veramente. Poi non so cosa ne pensate voi, però io potrei chiusarla così, che già per il secondo anno la gara più votata è Portimao, nel senso che Portimao è una gara che, vuoi non vuoi, fa uscire le migliori gare per quanto riguarda la stagione, perché questa volta è stata la Pro League, lo scorso anno era stata la Master. Devo ricordare Portimao della Sport, esattamente stesso filone, al contrario della Pro, no, neanche al contrario, molto simile alla Pro League. Comunque anche in Master, per esempio, c'è stato un grande duello tra me e Luigi agli ultimi giri. Comunque è una pista che sul gioco tende a regalare spettacolo. Quindi quando più o meno quando abbiamo visto la gara della Pro e poi dopo vedere anche le altre candidate, onestamente eravamo tutti d'accordo su quale votare. Ci sono state altre gare comunque incredibili, per esempio anche Master de Imola, più o meno stessa cosa per quanto riguarda il bagnato, ma anche le altre gare citate comunque avevano regalato spettacolo. Però Portimao della Pro quest'anno è stato come sorpresa e come battaglia è stata nettamente la migliore di quest'anno dal mio punto di vista. Damn. Ma io l'unica cosa che mi ricordo di Portimao è una clip del buon Dr. Wu, che mi ricordo che io dissi in telecronaca, forse si è girato Dr. Wu, non era successo, poi neanche dopo 5 secondi si è veramente girato, quindi quello è l'unico episodio che mi ricordo. Però per quanto riguarda la gara, sì, come ha detto Jay, è stata incredibile, poi soprattutto era iniziata sull'asciutto, per poi ovviamente era finita sul bagnato. E la cosa che diciamo mi ha anche fatto un po' emozionare è stato ovviamente il vostro team, ovvero il Dual Pin, che erano partiti lì davanti e che ho detto mamma mia, forse magari si giocano la vittoria. E poi ti avevo visto a te davanti e ho detto adesso è fatta. Il problema è che poi c'è stato quello. Mi hanno ascoltato dalla chat. Io mi ricordo di quella gara che dalla chat ero l'unico che diceva di continuare con quella condizione. Memore delle gare che erano successe prima, nella quale con la stessa condizione per fare le full wet ci doveva essere una condizione veramente troppo incredibile. E quindi, memore di questa cosa, io dalla chat ero uno dei pochi a dire no, devono continuare, devono continuare. Infatti mi hanno ascoltato due piloti sul resto della griglia,
però esatto. Mi ricordo perché mi aveva preso tantissimo quel Gran Premio, era talmente spettacolare che io di solito commento poco quando non riesco a vedere le gare, ma quella gara lì dovevo commentare perché comunque mi aveva preso. Sì, era stato bello anche perché c'erano due filosofie sostanzialmente, una parte in cui, anzi tre se vogliamo prenderla in tutto, una parte io, Ernesto eccetera eccetera, che abbiamo montato due gomme a media sapendo che la pioggia sarebbe stata quasi certa, e io soprattutto perché se arrivava la pioggia le hard arrivavano, era difficile stare in pista con le hard quando calavano le temperature e iniziava il bagnaticcio, e difatti mi stavano arrivando sotto, erano arrivati anche a 3 secondi e quando partivo con un vantaggio di 5,5, e poi in un giro io ho ripreso praticamente 2 secondi quando è iniziato a piovere, e poi è stato bello anche il fatto che io dicevo speriamo che kartista non lo passi nessuno, perché c'ha il setup più scarico di tutti, pertanto sarà ben difficile passarlo e sarà molto molto in difficoltà nel guidato, e lì Lucio aveva fatto un grandissimo tappo mostrando i muscoli. E io ero bello tranquillo. Poi è stato bello anche il fatto che gli altri, Alesi, Cartista, eccetera, eccetera, avevano montato le hard. Addirittura Raffa e Lore sono andati lunghissimi e poi ha montato Raffa le medie, e invece Lore a 10 giri dalla pioggia monta le hard. Cioè era un qualcosa di bellissimo quella gara lì. Arrivano intanto anche dalla chat, per la grande gioia del nostro Doc, in Alpilme eravamo quasi in odore di doppietta. Posso fare un paragone calcistico? Long in quel momento, con tanto vantaggio, mi è sembrato Lukaku quando si è mangiato il gol davanti alla porta col City. Sì, assolutamente. Perché da primo si devi rientrare con quel margine lì. Però ci sta, quando è lì, quando si dice l'inesperienza a volte gioca i brutti scherzi, lì purtroppo era talmente random la situazione che l'inesperienza ha giocato un ruolo fondamentale. Però non mi sono fidato sostanzialmente di me stesso, nel senso quando sono arrivato al giro che sono rientrato, sono arrivato al tornantino che ho staccato ai 130 o ai 120 e ho iniziato a pattinare, ho detto aia, qua è dura, cosa facciamo, andiamo a montarle full wet, perché tanto gli altri guadagnavano non così tanto, ho detto comunque se continua così sicuramente sarà da full wet. Poi mi è venuto il flash nel mentre stavo andando ai box che c'era l'ultimo slot in cui da tempesta con il fulmine si passava una gocciolina. E quindi ho detto, cazzo, sta a vedere che adesso smette, o meglio, diminuisce la pioggia. E quindi da lì, poi infatti, gli altri sono riusciti a tenersi, anche se guadagnavo 2 secondi al giro non c'era più. Sì, diciamo che in quella gara lì, gli altri che erano indietro, Alesi e Lopensky che erano dietro, ha detto, vabbè, noi stiamo fuori, nel caso ci va bene. E quel caso lì, loro hanno rischiato La mia sensazione è che quella gara la dovevi rischiare te in quel momento, cioè quasi era meglio da quel punto di vista perderla, però tu stavi davanti in quel momento e ti arriva la pioggia così tanto, che invece rientrare da primo e poi fare la figura che dici perché sono rientrato, però ci sta, quella è tutta esperienza, se adesso ricapita un'altra volta magari memore si può anche ribaltare quella situazione lì, ma era molto borderline. Da fuori è facile, da dentro più difficile. Lo vogliamo dare un senso al miglior team manager? Signor Geraci Matteo, lei che scrive in chat, ci ascolta o no? Sì, ascolta. Come l'ha vissuta lei quella gara lì? Molto male. Immagino. Lì più che Jean Todd mi è sembrato un po'... un binottino, No,
mi dissocio. Vi dico che ero memore della brutta disavventura di lunedì, dove ho fatto l'esatto opposto ed è finita malissimo. Quindi avevo consigliato al doc di fare in quella maniera, come ha fatto poi alla fine. Non ha funzionato, mannaggia. Doc, se sei contrario a quella scelta per me non c'è problema, dillo alla mamma, dillo all'avvocato per rientrare nella situazione cringe che si sta creando in questa settimana. Quindi grazie anche a Matte per darci... Sì, dica. No, tu finisci, volevo dare una visione un pochino diversa di questo Gran Premio, dato che ho altre cose da dire. È arrivato intanto il momento un po' più leggero. Ci dicono temperatura, Rocella Ionica, come si sta? Siamo sui 20-21 gradi. Ah beh, ma... L'asfalto, che gomme mettiamo? Un po' bagnato perché oggi ha piovuto leggermente, ma nulla di vabbè, si sarà asciugato, Sì, si è asciugato, però non diciamo l'alta voce perché la Ferrari chissà che strategia si inventa. Bocca cucita. Perché giustamente loro si basano dall'asfalto direttamente. Tutta la Calabria. No, comunque quel giorno della prova è stato sicuramente il giorno più intenso dei miei ultimi 3 anni, non per merito della prova, per carità, è stato un giorno particolarmente complicato, mi sono ritrovato alle 11:30 che ero in macchina, che ero ancora lì, nel bel mezzo dei miei viaggi, e che ascoltavo la gara in radiocronaca attaccato con la radiolina col Bluetooth e stavo esplodendo, mi stava facendo totalmente dimenticare la giornata che non era ancora finita, anzi sarebbe dovuta andare avanti ancora un po' nonostante fosse particolarmente tardi, però diciamo che mi ha dato una bella botta di vita nonostante non fosse stata per niente una bella giornata. Molto bene, direi di andare avanti, mancano 44 minuti, questa volta sembra un Le Mans, 44 minuti all'uscita del nuovo gioco, e 45 secondi. Andiamo a un'altra categoria sostanzialmente che è stata dominata, tra virgolette, da un signore che non diciamo diremo poi, la categoria della miglior wildcard. Ora, prima di assegnare il premio, vogliamo dire che quest'anno, caro Andrea, a livello di wildcard eravamo molto messi bene, che quindi sostanzialmente il gruppo di test fatto su Telegram ha funzionato? Sì, quest'anno siamo passati da... abbiamo cercato di, come dire... migliorare il discorso relativo ai piloti che si inseriscono nei campionati, a renderlo un po' più smart. Molti di voi hanno, chi ci segue da tanti anni conosce la Formula Open, che permetteva di inserirsi, diciamo, all'interno dei campionati in una lista. Quest'anno abbiamo cercato di fare una cosa un po' più rapida, veloce, quindi con un gruppo su Telegram che permetteva ai piloti di inserirsi più facilmente all'interno dei campionati, e devo dire che è stato di aiuto, anche perché effettivamente ci sono state delle gare in cui magari c'era necessità, ma c'era anche l'altra parte, la voglia da parte di questi piloti di inserirsi, quindi è andato un po' da sé la cosa. Da questo punto di vista possiamo ritenerci soddisfatti. Come prima stagione, tra l'altro stiamo vedendo che con l'inizio della nuova, che tra poco arriverà, e i prossimi giorni con il nuovo gioco, vediamo già che ci sono diversi ragazzi che sono già, come dire, interessati, e quindi ci saranno sicuramente ulteriori wildcard già nelle prossime gare sul nuovo titolo. Molto bene. Allora andiamo a svelare il vincitore per la miglior wildcard. È stato Stefano Marte, vincitore su 9 votanti, 8 hanno assegnato il voto a Stefano Marte, uno solo a Drago Lievitato. E partiamo da chi ha assegnato il voto a Drago Lievitato, sostanzialmente. Signor Gallians, si ritrova di nuovo voce della discordia. Come anche prima, voce della discordia fino a un certo punto, perché non posso che applaudire alla grandissima mezza stagione o quasi che ha fatto Stefano Marte, è stato veramente impressionante. Per non mettere
tanto lui, dato che comunque, come hai detto tu, di wild card interessanti ce ne sono state tantissime. Ho voluto premiare Drago, che sì, ha fatto soltanto una gara, ma quella gara lì l'ha vinta in Master all'esordio, l'ultima gara della stagione, quindi non proprio roba da tutti i giorni, se vogliamo metterla da questo punto di vista. Sì, nel mentre che io sono un attimo oscurato, comunque direi che diciamo che Drago era riconosciuto sostanzialmente vincitore della Pro, quindi diciamo che non ci si aspettava, ecco, una vittoria così, però si sapeva la caratura del pilota. Sicuramente è stato premiato Stefano Marte, perché ricordiamo aveva fatto qualche wildcard in quel della Sport League, non era andata benissimo perché comunque la Sport era un campionato molto molto difficile. È andata molto meglio in quel della Pro League, dove ha vinto due gare e sicuramente lo ha lanciato per la prossima stagione. Aveva fatto capire che sicuramente ha fatto capire che è un gran pilota, gran gestione della gara. Sicuramente l'anno prossimo vedremo cosa vorrà fare, ma potrà fare sicuramente la Master. Vedremo anche il nuovo gioco, perché si riesce sostanzialmente tutti gli anni, si dice vabbè, magari quest'anno lui farà la Master, lui farà la Sport per quanto riguarda i risultati del 2022. Arriva il 2023, succede un putiferio, si cambia tutto e si va in Premier League invece che in Master, quindi potrebbe succedere anche quello. Però Stefano Marte vince quel della wildcard. Vogliamo fare una menzione speciale, vogliamo menzionare anche comunque la buona Fedecard, che anche se wildcard non l'è stata al 100%, lo è stata per metà stagione, è ritornata in Prime, ha fatto le sue gare dopo l'inizio in Pro League. Vogliamo menzionare Black Biagio, che comunque in Prime aveva fatto vedere di essere un buon pilota, poi magari al 100 non è riuscito a lasciare il segno, però comunque Amo. È un piccolo passettino. Samu, The Sniper Samu, che lui però aveva iniziato, se non mi sbaglio, 2021 da ufficiale, però beh, no. Anche Fede alla fine era ufficiale, non era in Mercedes poi. No, era in Mercedes Sport, era in Mercedes in Sport. Ah sì, quest'anno sì, pensavo che stessi parlando dell'anno scorso, il 2021. Sì, ha fatto praticamente il percorso di Fedecart, quindi sostanzialmente dalla Sport è andato poi in Prime, invece Fede dalla Pro è andato in Prime, quindi sostanzialmente mezze wildcard, chiamiamole così. E Dawson, un'altra wildcard che ha fatto molto molto bene in Prime League. Potrebbe anche Overboost, Manuel Juve. Comunque anche Manuel Juve, oltre a essere rookie, era anche wildcard sostanzialmente in Master, quindi non era un pilota titolare. E comunque speriamo di averne quasi sempre di wildcard di qualità, ecco. Ogni anno, anche per rifocillare un pochettino il campionato, sarebbe sempre bello averle così. Andiamo avanti perché mancano 38 minuti. Abbiamo la categoria miglior Under 21 trofeo Sutil. Attenzione, aspettate, perché arriva una citazione bellissima dalla chat, ovvero Overboost in realtà si chiama No Francesco. E il buon Fleming, che è nella chat, sicuramente potrà capire la situazione. No, te lo posso capire io, visto che l'avevo vissuta in diretta, stavo lì con lui, e io quella cosa lì non me la posso mai scordare, tant'è che cercai pure di fare il serio per un attimo, ma non ce la facevo. Avevo paura che tra un po' mi si rivoltasse pure contro di me. Io l'ho fatta vedere a tutti i miei amici, l'ho fatta vedere a chiunque quella cosa lì, e ho strappato il sorriso a tutti, perché proprio era genuina, è una delle cose più divertenti che ho mai visto. La cosa, diciamo, più brutta, diciamo, che la live è stata cancellata dalla,
dal buon Luca, però si può andare a recuperare dalla live di Emma Felix, che è ancora attiva, penso. No, da YouTube di Tals. No, 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 sì, quello lì sì. Quella sì. Però Galian si è recuperato e l'ho salvata pure io, però quindi penso di stare così, ma chiamate Tals e dategliene tante. Gliel'ho già detto io, il problema è che è testa dura, quindi non si può fare niente. Molto bene, quindi andiamo ad assegnare il trofeo Sutil per chi non lo conoscesse, il buon Amos Laurito, quindi andiamolo ad assegnare. Miglior pilota Under 21 di quest'anno ce n'è stato uno, ovvero Luca Bigno. Ha vinto Luca Bigno, e vince il grandissimo pilota della Sport League, rivale di Shumi Legend. Ne abbiamo dette di cotte e di crude su Luca Bigno già prima. Gli mancava sempre un tassellino per cercare di dare un pochettino la... come posso dire, per rendere bumper focaccia al buon Shumi Legend. Andava fortissimo in qualifica, ma in gara sempre qualcosina in meno rispetto al buon Shumi, che poi ha vinto meritatamente il campionato della Sport. Andiamo avanti con la prossima, anche perché sono le due che sostanzialmente hanno le quattro, siamo arrivati ai trofei dedicati ai piloti leggendari del FIT. Arriviamo al trofeo Magic, ovvero il pilota più pulito all'interno della stagione regolare dei nostri campionati. Qua c'è stata un po' di maretta, io lo so perché è stato messo un pilota qua, ma in realtà ne ha vinto un altro, signori. È stato messo un pilota. Il vincitore del trofeo Magic va a Real Hiroshi, ovvero Raffaele Lelli per i più Hiroshi. Vince con 8 voti su 9. Un voto è andato a Shumi. Vi lascio indovinare chi ha dato il voto a Shumi. Scrivetecelo dalla chat. Secondo voi, di noi 5, chi ha messo il voto a Shumi? Non lo si sa, non lo diremo, quindi iniziamo da Sdem. Ecco, sapevo. Allora, no, io l'ho votato non per, diciamo, per quello che pensano tutti, ma perché, diciamo, conoscendolo... in questi due anni l'ho visto sempre molto pulito, molto, molto corretto, ma anche negli altri campionati in cui abbiamo anche corso assieme quest'anno l'ho sempre visto cercare di fare il sorpasso pulito, cercare di sempre di evitare qualsiasi contatto. Però ovviamente, cioè, diciamo, Hiroshi è sempre stato un pilota cauto, cioè più corretto rispetto a Shumi, perché Shumi ormai c'ha solo 2 anni per il momento sul pit, e Hiroshi ormai c'ha un'eternità, possiamo dire, ed è sempre così, è sempre stato così, in ogni gara è sempre stato sempre corretto in qualsiasi sorpasso, in qualsiasi attacco, è sempre stato cauto, quando c'era da attaccare attaccava nel momento giusto, se non se la sentiva non attaccava, però cioè secondo me sono anche molto uguali, sono quasi uguali, diciamo, uno, diciamo, c'ha molti anni e l'altro deve un attimo rifarsi. Però io, ripeto, Shumi l'ho votato perché l'ho sempre visto, soprattutto in quest'anno, che è sempre stato corretto in qualsiasi attacco, ecco, anche nel sorpasso contro Luca Bigno in Ungheria è sempre stato pulito. Allora andiamo in quest'ordine e poi vi racconto un aneddoto. Andiamo Jay, Andre e Gallias, quindi parti Jay. Allora io ho votato Hiro perché voglio premiare anche dalla stagione che lui ha fatto, perché veniva comunque da un campionato come anche quello, se non mi ricordo male, dell'anno scorso, adesso c'ho un attimo un vuoto di memoria, che era il suo rientro e quindi si doveva di nuovo riadattare tutto. Vai nella Pro
nell'accento, comunque con le difficoltà comunque del pad, che comunque non è facile andare fortissimo rispetto anche agli altri che c'hanno il volante, e con la sua costanza e col suo rendimento comunque si è giocato posizioni importanti quasi ogni gara. Non ho visto fare neanche grosse sbavature, grossi errori, sempre stato comunque lì nella zona di testa nel campionato, e quindi secondo me era giusto comunque premiarlo per una condotta di gara molto molto intelligente e molto pulita, quindi secondo me il voto è più che giusto per lui. Andre? Io sono andato su Raffaele, avendo seguito anche maggiormente la Pro, quindi ho visto sul campo, anzi in pista, quello che è successo. Più che altro per questo motivo, ho visto l'intera stagione di Raffaele, devo dire che molte volte l'abbiamo, in qualunque situazione di gara in realtà, sia che quando era davanti, sia questo è successo soprattutto a metà stagione, sia all'inizio stagione, diciamo che era un pilota comunque che a parte i duelli, i duelli che faceva con gli altri che erano diciamo puliti, ma sapeva anche quando era il momento diciamo di combattere, alcune volte in pista magari anche passare un pilota, rimanere dietro cercando anche di quindi non perdere altro tempo, quindi anche da questo punto di vista un pilota che difficilmente nei duelli perdeva la testa, o comunque voglio dire non vedevi fare errori diciamo macroscopici. Ti ripeto, più che altro perché ho visto la Pro, senza nulla togliere chiaramente a Schumi, che credo che essendo anche in lista avesse tutto anche lui le capacità e le qualità per essere considerato un pilota molto corretto. Comunque Daniel, ragazzi scusate, meno 30 minuti al nuovo gioco, volevo intanto buttarla lì. Molto bene, siamo arrivati alla mezz'ora. Gallians? Sarò molto breve, anche perché tu certamente potrai descriverci Raffa in maniera più precisa di tutti quanti noi. Io ho avuto la fortuna di essere in party con lui e anche con te durante le ultime tre gare della Pro, e ho notato una grandissima intelligenza sia in gara sia anche nella gestione della gara. Magari quando era più lento doveva far passare qualcuno, non stava lì troppo a perdere tempo a ingarellarsi, oppure quando era più veloce lui riusciva comunque a far capire agli altri che non dovevano essere, che non dovevano perdere troppo tempo. Quando ce l'avevi attorno in pista, non so come mai, però era quasi come se, anche se non gli stavi parlando, poi io chiaramente gli stavo anche parlando, però sapevi già cosa si sarebbe dovuto fare per far andare al meglio la gara di sia sua che tua. Adesso lascio la parola a te, che come ho detto prima sicuramente potrai raccontarci di più. Sicuramente Raffa è uno dei piloti più intelligenti dal punto di vista tattico che ci siano sul fit, senza nulla togliere a Schumi che ha vinto la Sport, senza nulla togliere a tutti gli altri, ma a livello di intelligenza lui capisce qual è il suo limite e cerca di rimanere lì, non fare più di altro, perché quell'altro sicuramente lo porta poi a un errore che ne pregiudica poi il risultato. Sicuramente lo si è visto, quello che cercava tra virgolette di fare un pelo di più a inizio stagione, sicuramente in Bahrain quando non aveva feeling col gioco cercava di stare dietro ad alcuni piloti e aveva sbagliato a fare aveva fatto due spin che non li avevo quasi mai visti fare, e da lì in poi ha iniziato a prenderci le misure e nei duelli è sempre stato molto molto capace di ragionare. Il flash che io ho è sicuramente a Monza, dove lui sostanzialmente non era fuori dalla lotta per il campionato, ma non ha esitato un secondo a dire Andre vai tu, perché ne hai di più e andiamo a prendere cartista. E da quel momento lì io ho tirato come un dannato, lui si è messo dietro anche
se magari aveva qualche decimino di meno, e tirandolo col DRS siamo arrivati a cartista, abbiamo fatto secondo e terzo, quindi da una grandissima genialata di andare a montare le gomme soft per la, durante la safety car. Però lì io ho capito quanto sia stato intelligente Raffa, che sicuramente si finiva terzi e quarti, perché comunque Cartista sì, aveva le hard, sì, noi avevamo le soft, però era distante 3 secondi se non mi sbaglio e mancavano 4 giri al termine. E poi io credo che un contatto ha avuto in 2 anni e ha capito subito di aver fatto una cavolata, ovvero sempre Portimao, ritorna sempre lì, non so se lo si, lo si ricorda anche il buon Kaisermatt, quando tentò di staccare molto più in là rispetto a altri due, se non mi ricordo Nicola e Patrick, ancora prima di andarli a toccare disse ho fatto la cazzata, subito, cioè si è reso subito conto di dire vabbè ho fatto una cazzata, si ritirò solamente lui. Da quel momento lì io non gli ho più visto causare o fare lui un contatto con un'altra persona, quindi credo che questo premio sia molto molto meritato da parte di Raffa, avendolo visto avendo avuto la fortuna di averlo come compagno per questi 2 anni, e tante volte questo potrebbe essere un monito tra virgolette per i piloti più giovani, sicuramente, perché avere la capacità di capire i propri limiti e non andare sempre al di là del proprio limite ti fa andare molto più avanti rispetto alle volte di cercare sempre il tempo, cercare sempre di andare come quello che ti sta davanti, perché tante volte non paga. E lo si è visto specialmente nella metà di stagione in cui Raffa ne ha vinte 2 se non mi sbaglio, e lì si è visto, perché non aveva il passo sostanzialmente di Cartista magari o di Alesi, ma la sua capacità strategica gli ha permesso di arrivare sempre là davanti. Pertanto ha fatto un grandissimo campionato e sicuramente questo premio è molto meritato. Detto questo, arriviamo alla penultima categoria, dedicata a una nicchia molto particolare. Se ne stanno già dicendo di tutti i colori per rimandarci a Formula 1 23 24 minuti, e con l'iperguida e chissà il pad e chissà di qua e chissà di là, la categoria miglior paddista. Se ne stanno dicendo di tutte. Calma, con molta calma arriveremo prima o poi a Formula 1 23. La categoria trofeo Mauro Gold, che è passato al lato oscuro nell'ultimo campionato che ha fatto, perché è andato a volante, ma è sempre stato uno dei paddisti più forti del panorama del FIT. Abbiamo Matteo Profilo, quindi pilota Alfa Romeo della Pro. Stefano Canino, pilota Ferrari e compagno di Kaisermatt in Sport. Raffaele Lelli per i più Hiroshi in Pro League con l'Alpine. Gallians, ovviamente in Ferrari Prime League. E J-Sport, qua se volete picchiarvi per vedere chi vincerà questa categoria potete farlo. Avete 2 minuti di tempo, dite la vostra. L'ho già in mano. Chissà chi vincerà. C'è stato un. Ho visto che dalle votazioni c'è stato uno scambio di complimenti tra Jacopo e tra J-Sport e Gallias nelle votazioni. Si sono riconosciuti reciprocamente. Allora, adesso non so se Andrea vuole già andare alle premiazioni e poi parlo io o viceversa. Allora, andiamo alle premiazioni, perché Gallians non mi segue con questa diatriba, col dialogo alla Trump-Biden, quindi andiamo alla premiazione, ovvero vince il miglior pilota vandista trofeo Mauro Gold J-Sport.
J-Sport vince con un mezzo plebiscito, perché di nove votanti, 7 voti se li ha accaparrati il buon J-Sport, 1 il buon Gallians e 1 Hiroshi. Jay. Beh, innanzitutto ringrazio la giuria per avermi votato. No, vabbè, per quanto mi riguarda c'è poco da dire, nel senso che comunque ho fatto la mia miglior stagione, quindi quello per quanto mi riguarda. Ho dato il voto a Gallians proprio perché comunque lui è un altro che col padre comunque ha vinto il titolo, e secondo me, per comunque, io non volevo votare me stesso perché non sarebbe neanche stato giusto. Se dovevo lodare qualcuno, uno che vince comunque il campionato con il pad, c'è stato oltre a me ed era Gallians, quindi secondo me, dal mio punto di vista, è giusto che lui abbia comunque una votazione per quanto mi riguarda, perché comunque i passi in avanti li ha fatti. Giocare col pad, dal punto di vista mio, non è così facile come tutti sembra, perché per arrivare a un certo livello comunque devi avere una tale confidenza che non è facile arrivarci. E vedere comunque altre persone che ancora comunque con comunque usano il joystick e cercano di arrivare ai livelli di chi arriva col volante, e comunque vedere che hanno delle soddisfazioni, per me è un motivo comunque d'orgoglio, perché comunque io sono quello che era arrivato, che c'era Mauro Gold, che c'era Cri Ferrari, c'era pure Michele Scolaro, e giocavano col padre e andavano fortissimo. Adesso sono diventato magari quello che col pad è a quel livello e gli altri vogliono arrivare, e vedere comunque ragazzi che da sotto cercano di arrivare a un livello alto come ho fatto io, per me è un motivo d'orgoglio. E comunque lo stesso Alessandro, comunque altri ragazzi che hanno il pad mi chiedono consigli, come fai queste cose qua, io cerco di dare il feedback che posso dare, perché poi comunque è molto a livello personale, e vedere comunque dei successi di questi ragazzi mi fa molto contento. Quindi alla fine per me Gallians merita qualcosa in più anche per questo trofeo. Gallians, no, non posso far altro che ringraziarlo per i complimenti, però Jay, lui è il pilota di riferimento per quanto riguarda i paddisti, non soltanto su Formula Italian Team, ma probabilmente anche al di fuori rispetto al nostro portale. Ci sia veramente poco da dire, sono tantissimi anni che è arrivata a un livello trepitoso, e quest'anno è stata la coronazione di una carriera, è da tantissimo tempo che è qua, e certo, non so se arriverò mai ai suoi livelli, probabilmente no, perché purtroppo il talento è diverso, però ci si prova, perché come ho detto prima, arrivare ad avere una confidenza tale con un dispositivo così sensibile è qualcosa, non dico di impossibile, ma bisogna veramente metterci tanta dedizione, bisogna anche avere un grandissimo talento naturale. E però a livello di selezione naturale, io dovevi dire, sono i grilletti aptici del controller della PlayStation 5. non è vero. Lo dai a me quel pad, faccio gli stessi identici tempi, anzi forse addirittura più piano, non lo so, non ho mai trovato. Lo devi dire, sono i grilletti aptici del controller. Dov'è? Diciamolo. Dov'è? Palesemente. Anzi, ha comprato anche il controller PS5 Edge, quello che costa 260 euro e ha 60 tasti in più. Tutto per quello. Ricordiamolo. Che se ne fa di 60 tasti in più, però comunque ci sono update per quanto riguarda i volanti, no? Si va sempre quelli più sofisticati, perché non c'è qualcosa anche per il pad, quindi se c'è qualcosa in più è giusto anche su quello, non è nulla di sbagliato. Io però sono ancora abituato al metodo classico, io non riesco con cose aggiuntive, non ce la faccio, sono ancora vecchio stile su questa cosa. Io non posso mettere le cose nuove. Ho provato, devo essere onesto, ma mi ci sono trovato malissimo. Andre, tu col pad come sei messo? Guarda, non so se andavo meglio col pad o col volante. Stiamo parlando di parecchie decadi fa, ma se non ricordo male mi sembra che ero partito col pad. Stiamo parlando veramente di F1 2010, eravamo, quindi fate due conti.
All'inizio può sembrare col pad, cioè ci si diverte forse, vabbè, col volante ci si diverte di più, però non è facile farsi determinate gare col pad, farsi Monte Carlo col pad, Mamma mia. Singa, questo Le gare cittadine sono stressanti. Le Singapore gare col cittadine pad, sono stressanti. cioè penso che sia veramente quasi eroico da quel punto di Sai vista. cos'è? Sai Piano. co Andrea, scusami se ti interrompo, ma lo sai cos'è la cosa bella che ho imparato negli anni? Che è il fatto che comunque non andrà mai a genio questa cosa, ma vedere comunque tante persone che comunque ti dicono: guarda, che per avere un pad vai forte, detta da chi ha il volante, quella sì che raggiunge un attestato di stima non indifferente, perché comunque riconoscono che per utilizzare una cosa diversa da un volante e fare comunque dei tempi buoni, questo poi dopo diciamo che riavvicina il valore volante pad. Non c'è quella distanza che si dice sempre: ah, voi siete del pad, siete una categoria, non potete competere con i volanti. Ci sono persone che si abituano col volante, ci sono persone che si abituano col pad. E poi dopo, se però arrivano a gare divertenti e ci si diverte, indipendentemente dalle cose, alla fine l'importante è divertirsi tra tutti, indipendentemente se guidi un volante o un pad. Quindi la cosa importante è che per chi guida, per come la guida, decida un po', cioè come vuole lui, capito? Non c'è un bene o un male su questa cosa. Anche la distinzione pad e volante, secondo me, non dovrebbe manco esistere. L'importante è che ci si diverte. In tutto ciò, Galliance voleva chiederti quando è che passi al volante, tu però. Io come dico sempre, non ho proprio lo spazio fisico per Oh mettercelo. no, Già. Jacopo, Jacopo, quando passa al Mi volante, stava Jacopo. rispondendo Galliance. Non ho in questo momento lo spazio fisico. No, dai, No, seriamente. lui non ha lo spazio. No, No, lui non ha lo seriamente. spazio. Allora, seriamente, io state vedendo, ancora sono nella mia casa, diciamo, piccolina piccolina, e effettivamente non ho spazio, però si dovrebbe parlare che a breve dovrei cambiare casa. Io ho già detto che appena lo farò già avrò l'angolo mio col volante, sto aspettando solamente di cambiare casa, perché quello sarà il cambiamento di tutto. Finché non andrò via dalla mia casa attuale non posso farlo, e infatti dovevo già iniziare quest'anno col volante, però poi dopo ho dovuto rimanere col pad. La cosa bella che ho fatto: PS3, PS4, PS5 col pad, quindi io ho attraversato tutte le generazioni. Almeno ho fatto questo obiettivo, però il mio vero obiettivo è passare anch'io al volante. Voglio provare pure io a ripartire da zero e provarci col volante. Alla fine è un obiettivo che ho. Comunque, se posso aggiungere a quanto diceva prima Andre sulla difficoltà su alcuni circuiti, per quanto mi riguarda, con il pad, la zona del castello di Baku, ma anche il primo settore di Jeddah, principalmente il castello di Baku, farla col pad, soprattutto se vai al 100%, devo dire che ti caghi addosso senza usare mezzi termini, veramente, veramente molto, molto complicato, anche perché il muro ce l'hai proprio lì di fronte, sbagli di 1 millimetro. Magari c'è pure il cordolo un po' rialzato che ti fa scoppiare la vettura, sbagli di un millimetro e hai buttato al vento tutti quanti i tuoi sforzi, tutti quanti i tuoi allenamenti, perché. Circuito, visto che ormai siamo, vabbè, manca un quarto d'ora, siamo quasi alla fine. I circuiti più difficili col pass, Austin pure il primo tratto, magari, no? Azuka. Allora, più difficili. Allora, diciamo più o meno tutti i cittadini in generale, perché non hai quella precisione che vorresti avere col volante. Altro tratto difficile, che aspetta che adesso sto facendo mente locale. Io, per esempio, quest'anno non abbiamo affrontato, però per me una delle gare più difficili è Messico. Anche Messico, sì. Il Grande Messico è una centrale. delle gare più difficili. E poi diciamo i tratti dove ci sono i cambi di direzione velocissimi. Quindi sì, Suzuka, ma ti posso dire anche il settore centrale di Silverstone, il Magus Beckes Chapel, è difficilissimo. Diciamo tutti i cambi di direzione rapidi. Quindi praticamente che devi spostare subito da sinistra a destra, che magari vuoi sacrificare un attimo,
allora col joystick diventa un pelo più difficile. Invece, ovviamente, da col trantare, quando invece dobbiamo ripartire da fermo, per noi è una mezza goduria. Quando devi ripartire da fermo e sai che puoi buttare giù gas prima, allora sì, lì è il contrario. Se allora, invece la parte più difficile è il cambio di direzione. Io dico dato Monaco che... come senso assoluto, però. Ah, Monaco è... A Monaco non ti credere che col volante sia più facile. No, non... però ti assicuro Monaco, che... Monaco deve essere radiata dal mondo della Formula 1. Non esiste un circuito così. Non può esistere. È come far Monaco correre... È come far correre su un circuito da pit bike una MotoGP. Uguale. Non esiste. Non può esistere una cosa del genere. Che non arrivi neanche all'ottava. Non ce la fai, non puoi metterla all'ottava. Ha riadattato come minimo. Ma devono radiarlo, non esiste. Io onestamente lo... Cioè, come gioco ovviamente lo devo odiare perché non riesco a andare forte, però onestamente io Monaco la farei sempre, ugualmente. Cioè, ma mai... Ma se, allora, se facessero le macchine, lo dico sempre, un pelo più corte, perché 5 metri e mezzo di macchina non esiste in una cosa del genere, non può esistere. Un pelo più corte, arrivare a 4 e mezzo, sei già una... Sì, ma a Monaco... Ma Monaco non si passava quasi negli anni 50 che le macchine erano piccole così, e, cioè, Monaco è Monaco. Però... La situazione è di guidare come in un castello di specchi con un elefante, no? Non puoi spremerla al limite. Ma lì la questione è mentale. È lì una grande concentrazione mentale. Lì ti fa pure capire il salto di qualità se tu lo fai a livello mentale o no. È quello, Per me è una gara particolare. Pensare che Monte Carlo non possa esistere con queste macchine. Se si ritorna a delle macchine come 2004, 2005 ci può stare. Però io ti metto questo. Allora si va a preferire piste dove tu c'hai chilometri e chilometri di DRS, dove tu magari sei più veloce di un altro pilota e puntualmente devi stare dietro al pilota più lento perché sfrutta un'ala aperta dietro? Cioè, bisogna anche un po' capire questa cosa qua. Secondo me è giusto avere una gara come Monaco e avere delle gare tipo Monza o tipo, non lo so, altra gara col DRS che si può stare sempre aperta, adesso non mi ricordo. Adesso non mi viene in mente. Comunque ci sono vari... Jeddah, per esempio, c'è tutti i DRS aperti dietro e stai a trenino. Cioè, ci sono piste... No, si potrebbe andare tranquillamente a Portimao, si potrebbe ritornare di nuovo in Turchia, si potrebbe ritornare in quei circuiti tecnici in cui hai la tecnica mista al DRS, eccetera, eccetera. Cioè, e da una parte e dall'altra non va bene. Monza c'è perché... Sì, no, ma io infatti non dico di toglierla. Però c'è piste come Monza dove praticamente tu stai in perennemente scia del tuo avversario, anche se tu perdi mezzo secondo c'è comunque un'ala mobile che ti può guadagnare, e c'è piste dove Monte Carlo dove in realtà tu stai sempre in scia ma dove non si passa, dove praticamente ti devi inventare qualcosa. E secondo me è giusto avere delle tipologie così diverse di pista, perché se no, onestamente, facciamo come si faceva una volta in IndyCar con l'IRL, facciamo tutti ovali e tutti stanno in scia e giriamo in tondo. Vi ricordate la vecchia Hockenheim? Quella dei la vecchia Hockenheim, uguale. Beh, Hockenheim, per esempio, la nuova non è per niente male. Non è per niente male. No, è quella di... Sì, quella vecchia quando si passava al bosco. Sì, 93-94, quella là di... Cioè, dove praticamente c'erano due curve letteralmente prima di entrare. C'erano rettilini, solo rettilini. No, vabbè, ma quelle no. Però magari andare. Un'altra bellissima Sepang. Sepang è un'altra bellissima tecnica con due rettilinei e il resto è tutta tecnica. Quelle lì, secondo me, per questo tipo di vetture. Quindi, se vuoi fare una vettura 5 metri e mezzo a effetto suolo, Turchia, Sepang. Paul Ricard, che anche se fa schifo l'ambiente, comunque il Paul Ricard non è male.
Comunque tutti questi tracciati tecnici, secondo me, per questo tipo di vetture sono perfetti. Monaco la uccidi, per me, la Formula 1. Una macchina così la uccidi, per forza. Non lo so, perché comunque tutte le macchine in Formula 1 dal 50, 60, 70, 80, 90, con tutti i cambiamenti, Monaco l'hanno fatta. Quindi, secondo me, pure queste vetture la possono fare, e qualcosa ti inventi. Non sarà spettacolare, ma Monte Carlo non è mai stato spettacolare con nessun tipo di vettura. Se era spettacolare, anche... per via della pioggia. Facevano però, anche no, Pescara, facevano anche ospedaletti nei 50, 60. Pescara 27 km di circuito, sì. Bellissimo. Cioè, per esempio, te mi dicevi 2003-2004, quelle annate lì. Nel 2003, se non erro, è stata la gara dove a Monte Carlo non c'è stato un singolo sorpasso, neanche ai box. Ma infatti e parliamo di vetture più piccole. E quindi alla fine Monte Carlo è Monte Carlo, secondo me è giusto che non ci esiste sia. Proprio Monte Carlo, cioè secondo me non esiste Monte Carlo. Allora, se fanno quello che vogliono fare, ovvero aggiungere sto quartiere per aggiungere delle zone di sorpasso, che lo stanno finendo, lo stanno ultimando, allora sì, è un altro discorso. Però così secondo me si uccide proprio tutto. Ma anche a livello, cioè lì ci vai, è inutile che me lo stanno a dire, lì sì, ci va, perché ci si arrivano dei soldi, cioè arrivano tanti di quei soldi che la metà basta. Monte Carlo è una bolla bellissima, come Abu Dhabi, è una bolla bellissima dove tutto è bello, chi ha i soldi sta lì, spende, è tutto bello. E sarebbe bello farci uno shakedown, sarebbe bello andare... Comunque mancano 5 minuti. Andiamo al Twig. No, l'ho già disinstallato. Comunque, ragazzi, si sono dimenticati l'ultima categoria. Manca 5 minuti. Facciamo l'ultima categoria, che veramente lo consegnerei io direttamente al vincitore, perché è un premio che è molto molto importante, ovvero il trofeo Phil per la bidonata dell'anno. Vi devo dire, nutro sentimenti molto contrastanti, l'unica forse per quanto riguarda l'assegnazione, ma l'ho scritto anche in sede di scelta. Abbiamo Alesi Miami Pro League, quando Alesi è secondo in pista, andò premette sostanzialmente share per salvare la clip, e ahimè mi centrò sotto safety car e finimmo primi e secondi, finimmo ritirati tutti e due. Poi c'è Ferra Bahrain Pro League. Ferra, poveraccio, gliene sono capitate di tutti i colori, ma in Bahrain leader a un secondo e sette con Giuseppe Federico, si gira, rompe l'ala e finisce nelle retrovie. SDEM Portimao Master League, anche lì primo con gomma soft, può andarsene, si gira all'ultima curva e che non si è neanche schianta. Una curva per una Formula 1 e si schianta, perdendo così la possibilità di vincere a Portimao. Cartista Austria Pro League, primo sotto safety car, scalda le gomme, tocca, pizzica l'erba, si gira e perde la possibilità di vincere, e quindi purtroppo una delle bidonate molto molto belle. Emis Miami Prime League fa la seconda posizione, dice che è tutto pimpante, prima curva si gira e finisce la sua gara sostanzialmente. E poi, giuro, questa non me la ricordo, me la ricorderete voi, di legge Abu Dhabi Master League. Eh beh, lo schianto sotto i box che va a perdere il mondiale. Ok, ora me lo ricordo, perfetto. Beh, non la seguivo, ragazzi, ero già con Briatore, diciamo, al Twig. Diciamo che la vittoria di questa bidonata dell'anno va a Cartista. Giustamente, praticamente prende 7 voti di 9 previsti dalla giuria. Uno va a SDEM e uno va ad Alesi.
ora. Chi ha votato Slam e chi ha votato Alesi? No. Ora, non me ne voglia il mio caro Alberto, ma è uscito pochi giorni fa un video sullo scatolone di Hiroshi, dove prima il caro Slam disse: chissà come reagisce Long alle situazioni nefaste. In quel momento non sono stato censurato, diciamo, per un secondo. E quindi, diciamo che io l'ho detto anche a voi. Dai, era secondo con me davanti, aveva praticamente passato anche me. Si è schiantato, come puoi andare a prendere, sostanzialmente a premere il tasto share per andare a salvare la clip quando la safety car è a 100 metri e ci blocchiamo tutti? È qualcosa di incredibile. È vero che Cartista comunque l'ha sbinnata sotto comunque, safety car. Comunque le bidonate sono bidonate, perché ce n'erano tante altre. Io mi ricordo Marco Gano che tipo anche lui preme per sbaglio con il ginocchio, si schianta a muro ritirandosi. Vabbè, Sdem la bidonata dell'ultima curva con gomma soft, e io ancora non ho capito come ha fatto a perderla. Però se posso dire una cosa, la gomma soft non l'ho decisa io, è stato il gioco a mettermi la gomma soft. Vabbè, no, ma cosa vuol dire? Sei primo. Dal nervosismo. La bidonata del mio compagno di squadra che scalda le gomme in ripartenza in Australia da penultima va contro il muro, ad esempio, a Miami, esiste, anche. Finisce la sua gara a Miami. Signori, fermi tutti, perché adesso stiamo arrivando ai 20 secondi, pertanto prendete lo champagne, dov'è la salsiccia, Andre, prendi le salsicce, attenzione, ci fa vedere la situazione, eccolo lì, i New Circuits, arriverà Las Vegas, signori, 6, 5, 4, 3, 2, 1, buon anno! Oddio, è partito a caso. Io sono già entrato nel gioco. Sì, già entrati. Anche io. Possiamo dire ufficialmente che si entra nel nuovo capitolo di Formula 1. Signori, è con con tutto questo gala dove abbiamo premiato sostanzialmente le cose più eccezionali di quest'anno, tra bidonate, tra cose più serie come il miglior rookie eccetera eccetera, siamo arrivati finalmente al capodanno del FIT. Ci fu in fase sostanzialmente di stesura della scaletta una diatriba, ma questa è l'inizio anno è adesso quando inizia il nuovo gioco, no, l'inizio anno con la pre-season. Vedremo, comunque è sostanzialmente un capodanno FIT, perché è Natale, Pasqua e Capodanno tutta per alcuni è Natale anticipato, perché il gioco effettivo uscirà il 16, per chi ha prenotato prima esce il 13, quindi signori, diciamo, per chi ha prenotato anche il gioco prima per avere la Deluxe Edition con la PlayStation 5, ma la PlayStation 5 ancora non è arrivata, è un disastro, perché io ho preso la PlayStation 5, mi arrivava il 9 di aprile, il 9 di giugno, vabbè l'ho detto tutti, il 9 di giugno, e ancora non mi è arrivata, sto litigando con GLS da almeno 2 giorni, e non mi porta sta cavolo di PlayStation 5. Attenzione, io mi godo MotoGP 23 nel dubbio, arriva la mezzanotte dal nulla spuntatia, e ragazzi stavano aspettando ovviamente questo formato. Beh, ovviamente c'è la curiosità di giocarci, e onestamente come fai a non giocarci adesso stanotte? Io già vi dico, almeno un'oretta e mezza io stanotte me ce la devo giocare, perché tanto è così, Alla fine si ritorna bambini, no? Come quando a Natale a mezzanotte ci avevi il regalo e te subito ci volevi giocare, anche se era mezzanotte, mica aspettavi la mattina dopo. Correre su PS4 quest'anno sarà un handicap non indifferente, Tia ora con sta 5 vai a vincere la Master, ne stanno arrivando di tutti i colori.
sarà 32 minuti. Ciao. Che è scoccata la mezzanotte, ne stanno dicendo di tutte. E quindi, signori, io direi, non so se abbiamo delle immagini esclusive, Stem. Stem. Non so se possiamo andare online con... Questo non lo so, onestamente. Questo non lo so perché... Cosa dice il codice penale? No, non dice nulla. Il problema è meglio procrastinare a domani, diciamo. Anzi, stiamo cercando... Anzi, di... sì. io andrei a fare così, addirittura le... prime grandi sensazioni le faremo di direttamente il 16, quando poi uscirà il gioco. Ma e già da lì cominceremo. In realtà stiamo cercando piloti che si uniscano sostanzialmente in queste sere per streamare il gioco. Pertanto, se volete, se siete interessati, potete unirvi a noi in una di queste sere per preparare quello che succederà sostanzialmente questo weekend, caro Andre, perché? Perché questo weekend iniziamo con un palinsesto molto fitto. Mozzafiato. Si finirà sostanzialmente con una cena simbolica, vedremo se andrà in porto, mangeremo con voi una pizza con le mozzarelle. Perciamo del caseificio Cucciari. Non lo so questa cena se andrà in porto, però... almeno una soddisfazione che la Ferrari ha vinto Le Mans, almeno quest'anno ce la siamo tolta. Potevamo fare zero titoli, però almeno un titolino c'è. Come diceva Andrea, giustamente, abbiamo un menù dal 16 alla domenica che prevede, poi vabbè, sabato e domenica il salottino con le prove da seguire, quindi le prove credo che siano il sabato alle 22, credo. Le qualifiche alle 22. Quindi faremo prima una garetta sempre in Canada, sul nuovo gioco, e poi ci sarà chiaramente la vedremo la gara, mentre domenica ci colleghiamo un po' prima per gustarci, diciamo, un salottino e poi la gara, e faremo anche là una garetta o commenti a caldo. Domani invece stiamo cercando di organizzare una live, vediamo se riusciamo, se ci sarà Luca, se c'è anche Simone, che lo vedo già abbastanza impegnato. Guarda che non si capisce niente. Io non ci sto capendo niente. Alessandro e Mattia, vediamo se domani sera riusciamo a fare una live almeno per una breve, diciamo, presentazione del gioco con alcune immagini e considerazioni soprattutto. Sì, io proverò a vedere se ci sarò anch'io, anche perché così magari do anche il feedback per quanto riguarda. E io speriamo che ossa PlayStation 5, porca. No, tu ormai se puoi segnare, domani sei tagliato fuori, quindi. Sì, ho lavorato troppo, ho finito di straordinario, un disastro. Tu affidi la spedizione a GLS, quello è il problema. Ma mannaggia la miseria, mannaggia. Va bene, signori, allora, dato che non possiamo avere le... C'è gente che già streama. Magari magari gli bombardano il canale. Non lo so, perché c'era gente che diceva che fino alle 17 di domani non si potevano far stream su Formula 1.23, quindi non lo so. Comunque io vorrei far notare che da la copertina, che da F1.22 a F1.23 è cambiato Hamilton Russell. Ma perché no? Mi sono chiesto, ma perché non hanno messo Verstappen? Ma credo che come facevano coi calciatori una volta. No, però solitamente mettevano sempre i piloti che si sono giocati il mondiale l'anno prima. Sì, però credo che abbiano fatto delle diverse. Da quando si è presa gli sport, però forse. Sì, ma fanno delle diverse copertine, secondo me. Diverso. A seconda della nazione, perché una volta per esempio da noi c'era, mi ricordo FIFA 2004, c'erano Henry, Ronaldinho e Del Piero, e invece in Francia c'era Henry, Lizarazu, adesso non mi ricordo chi era il francese, Lizarazu,
e Ronaldinho, quindi dipende, dipende credo da situazione a situazione. Effettivamente è vero qualcuno su Formula 1 23, ma io credo che uno possa fare anche Formula 1 23, ma secondo me sostanzialmente domani sera potrebbe essere molto più aggiudicato, anche un pochettino per dare un po' di ordine alla live sostanzialmente. Sì, sì. Anche sì, perché sì, adesso non credo che non credo che Simo possa attaccare. Hai qualcosa per attaccare le immagini sulla PS5? Certo. Simo. Ce l'ha. Non lo so, Andre, aspetta, sei tu l'avvocato. Aspetta, 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 dove cavolo è? Mosaico. Allora, aspetta. Vediamo. Olè. Se riesco, eh. Ah, ok, va bene. Un'immagine ce l'abbiamo. Sì, sì. Se vuoi lo metto grande. Non me lo posso mettere grande. Guardiamo solo le vetture. Il problema è sì, che non c'è prova a tempo. Io non riesco a trovare prova a tempo. Non riesco a trovare niente. Non so cosa devo fare. Il menu, queste cose qua, non è un problema. Cioè. Mettilo grande. Ok, allora aspetta. Gare di lega. Che cos'è? Oh, allora. Ah, ecco. Sì, queste cose sono comunque interessanti. Ecco. Ok. Breaking point. Prova F1 World. Ho già provato, niente da fare. Non è... Gare di lega neanche? No. Scusa. Gioca. Gioca. Aspetta, vediamo un po' cosa succede. Qua non... Ah no, ma ti rimanda... Sì. No, oddio, aspetta. Mio, ragazzi. Vai. Eventi solitario multiplayer, Grand Prix, vai a destra. A destra? Aspetta, torna indietro. Non mi fai tornare indietro? Ok, a posto. Mi stanno arrivando 300 messaggi adesso anche su WhatsApp, quindi... Obiettivo, aspetta, Grand Prix, ecco qua. Guardate. Perfetto. Eccoli lì. Sì, in F1 World. Cos'è F1 Sim Racing? Vogliamo dirlo? Cos'è F1 Sim Racing? Non lo so. Guardiamo, dai, diamo un'occhiata alle macchine. Ci sono le Formula 2. No, io volevo il supercar. Che brutto rosso che ha la Ferrari, mamma mia. Signori, questa è la macchina mia, nessuno me la tocca. Grazie. Ma dai, ma non l'hanno ancora messa la nuova livrea? No, ma secondo me la metteranno più avanti. E la devono mettere più bella. Poi c'è... Non so se si può... La tanta roba. Anche secondo me la più bella, non vorrei dire, ma l'Alfa Tauri. E poi c'è la macchina personalizzata. Non so se si può vedere... No. Aspetta. No. Carina, no. La Williams comunque. A me c'è l'Alfa Romeo. Vediamo un po' i tracciati. Vediamo potremmo tracciati, andare sì, sulla... Ma il problema è che col pad non so andare in... Vabbè, ma chi se ne frega? Allora, ditemi un tracciato, qualcosa che... Las Vegas! Las Vegas! Proviamo così. Sì, proviamo così. Sai quale vuoi tu, dai. Sì, così proviamo anche sto Precision Drive, come si chiama. Vabbè, Qatar anche. Domani mi sa che facciamo Las Vegas e Qatar, ragazzi. Proviamo Las Vegas, dai. Il problema è che non sento... Per due giri a Las Vegas. Vediamo un po' se riesco, però... Non riesco a capire perché non si sente. Beh, l'audio non importa, dai. Non ma capisco sì, perché non si sente. Quello è il problema. Poi, vabbè, sulla Red Bull, vabbè, ma va bene. Vai, senza assetto, vai senza assetto. Oh, tanto domani poi proveremo meglio. Io sono col pad, non sono capace. È il problema che senza aiuto. Vediamo come se la cava uno con... Che non Madonna, ma sembra Phoenix. No, com'è che si chiamava? Non Phoenix. L'altro. Long Beach. Oh mamma santa. Oh mamma. Oddio, Long Beach. Oh, raga, c'ho paura, c'è lo stesso. Già non sentire l'audio è qualcosa di un po' difficile. Devo dire che mi aspettavo di peggio, soprattutto perché non conosci neanche il circuito. Vietnam. Lo sento dalla cuffietta dell'altro. Aspetta, ma... Oh! Ecco, posso. Fantastico. Mi stanno cadendo tutto. Questa è una curva un po' barbina. Ah, ma c'è il cambio automatico! Vabbè, vai avanti. Ah, ok. C'è anche l'aiuto assistenza, ecco perché è bella vita. Comunque le di fuga non è che siano molto, cioè... No, assomiglia un po' a Mexico in alcune zone. Non so perché, ma mi sento il posteriore che tipo balla nelle curve veloci. Non lo so. Ma cosa hanno voluto fare? Tipo Jeddah, questa roba mamma qua. Mamma mia, non so la pista.
questa qua è già dallo stato puro, effettivamente. Menare, grazie, ok, grande. Poi arriva qui un pilota ubriaco. Ma ragazzi, ma sono anni che raga, questa è palesemente curva 7 di Baku. Come si mette il DRS? L'ha messo da solo, penso. Come si guarda dietro? Ammazza! Le vette a destra verso di te. Frena. Vabbè. Raga, non è facile. Non è facile per me. Allora, le vette a destra. Ah, così, ok. Perfetto. Adesso... E diciamo che potevano anche risparmiarsi. Sarà interessante poi qua in partenza, perché tra l'altro la partenza è in curva. Mamma mia. Effettivamente le ultime posizioni ho visto anche dai trailer che sei in curva quando stai partendo, se non parti nelle prime 3-4 file, quindi sarà anche interessante capire. Comunque ragazzi, un applauso a me che dopo 13 minuti ho trovato dove era la prova a tempo. Nascosta proprio. Comunque cioè, è un qualcosa di... Io c'ho ancora paura, mamma mia, non frena. Io c'ho ancora paura di dar gas, considerando il fatto che il gioco è veramente migliorato, c'ho ancora paura di dar gas, anche con l'aiuto. Perché non lo so cosa. Qua una chicane. Ma voi sapete quanti frame va il gioco? Lo stesso l'anno scorso, 60. Dovrebbe essere lo stesso dell'anno scorso. Su PS5, chiaramente. Sì, diciamo che, allora, a livello grafico, la macchina sembra un pelo meglio rispetto all'anno scorso. A livello ambientale... Beh, magari Las Vegas l'avranno fatta molto bene, ma bisognerà vedere poi i vecchi circuiti come sono fatti. Ancora un po' la luce non mi convince, però quelli sono un po' gli aspetti. Ragazzi, come tracciato hanno messo Francia e Portimao. E vai. No. E c'è anche Cina. Così intanto vi do già gli scoop. C'è Cina, Francia e Portimao. Quindi Portimao è stato rimesso pure quest'anno. Oddio, Portimao. Si sapeva purtroppo. Cioè, per alcuni Portimao. Oh, mamma santa. Portimao non mi dispiace. Oh, santa miseria. Devo dire, ragazzi, vedere Spagna con le ultime due curve come una volta. Vediamo se magari riesco a fare più veloce, ma... Non Jacopo, vai a vedere come l'hanno fatto le ultime due curve. Vai a vedere. Lo vedo dopo. Dovete spiegare come fate a guidare con il pad. Voi non ci gioco da una vita. Quindi l'hyperdrive non funziona un cazzo. C'è anche da dire che sta giocando con tutti quanti gli aiuti. Con il non è facile proprio per niente per me. Guarda. Non sono abituato. Vabbè, ma ragazzi, sapete quale sarà secondo me una pista molto divertente con queste vetture? È il Gran Premio di Qatar, che secondo me con queste vetture può essere veramente divertente. Ogni tanto si sente Kaiser Mazzotto brontolare. Cosa c'hai contro Qatar? No, confermo che Qatar sarà molto bella. Anzi, Simone, se vai proprio in Qatar facciamo anche un giro, se per te va bene. Va bene. Vabbè, vai in Qatar. Guardiamo un giro di Qatar e via. Vedi se trovi qualche dollaro oppure su Qatar. No, su Qatar in prova a tempo, giusto? Allora. Qatar, eccola qua. Metti però la notte. Metto ufficiale. Deck. No, ufficiale forse ti mette... Ufficiale che non si spera, sai? Beh, vediamo. Già ci sono i tempi. Ma basta. Ragazzi, vi posso dire che Giovi ha già fatto un tempo in Qatar. Cioè, veramente? Vediamo se è vero. Sì, bene, ci metto la notte. Però è annullato. Mamma mia, 26-0 annullato. Ci sono tutti i piloti, anche gli sport. Vai. Vediamo un po' com'è. Mamma mia. Vola su allora. Ok, però carino. Non è male. Infatti, male. Adesso se lo metterà solo, ok, perfetto, a posto. No, diciamo che l'effetto nebbiolina che c'era in Bahrain l'anno scorso l'hanno abbastanza tolta. È bello anche vedere il fascio di luce dai lampioni, quindi per quanto riguarda questo non è male. Sicuramente Qatar è una bella pista, una delle
piste fatte da Tilke sicuramente riuscite meglio. Sì. I cordoli come sono, Simo? Non ti so rispondere, però secondo me sono piatti, cioè nel senso... Non dovrebbero dare problemi. Dovrebbero esplodere le gomme. Dovrebbero esplodere le gomme nei corpi. Lo so, però lo dovrei sentire dal volante. Però generalmente Qatar generalmente c'è i cordoli molto bassi, esatto. Perché è una pista di moto, quindi difficilmente dovrebbero esplodere. No, vabbè, 2021 is coming. Hanno i cordoli bassi, però ci sono quelle parti sul verde. No, lì dipende dalla sedimentatura tra il verde e il cordolo. Quando finisce il tacco? Questa cosa non me la ricordavo così lunga. Ok, è tipo quel botto di Turchia lì, Simone. Mamma, praticamente non finisce sì, mai. Direi che sulla notte ci siamo. Sì, molto carina, devo dire. Anche l'effetto di riflesso, vabbè. 2 secondi e mezzo dal tempo di Giovi col pad non è affatto male. Poi arriva il volante, gli facciamo i temponi, poi così danno anche gli aiuti che rallentano un botto. Tenete presente comunque, io ringrazio F1ICS Dede che ci ha degnato di un follow, quindi grazie mille. Ricordiamo a tutti quanti che domani sera saremo in una live un pochettino più seria. Questi sono proprio i primi giri a caldo, diciamo, fatti molto in maniera scanzonata per vedere soprattutto le nuove piste. Questa qua non è tanto facile. E ti posso comunque dire che rispetto al 2022 è molto meglio. A livello... Che vai, vai. Sta guidando molto meglio adesso con ma sì, diciamo perché... che Las Vegas non è tanta da quello che ho visto. Sì, però sì. Magari Qatar la conosce un po' meglio come pista. Ah, beh, sì, quello è vero. Proprio per quello. Vi dico anche un'altra cosa. Voi lo state vedendo con la grafica di OBS su Twitch, ok? Quindi se poi ovviamente giocate su console è tutta un'altra cosa, perché sulla console c'è una grafica ancora migliore rispetto a quello che sto vedendo. Beh, adesso quanto stai streamando, scusa? 720 e 1020. Allora, Aimel LMP ci dice: questo è il Qatar? Sì, questo è Qatar. Quindi abbiamo provato prima Las Vegas per vedere un pochettino come l'avevamo fatta. Dobbiamo dire che non è tutta sta grande pista, poi... Come detto, sono le prime impressioni, quindi magari poi ci sbaglieremo, però secondo me anche lì è una situazione un pochettino monetaria, a livello di... Giusto un pelo. Voglio vedere un attimo una cosa, sono curioso. I Suasori diciamo che li prende bene. No, più che altro, sai quale pista potrebbe essere questa qua? Che mi... Spagna? Imola, che c'hai il cordolo un po'. Andiamo a vedere Imola, poi vedrei Spagna e poi direi... Intanto Andre è già andato a letto, lo salutiamo. voi non lo vedete, ma c'è la sedia. Là c'è Jay che sta, guarda com'è concentratissimo Jay. No, ancora non ho toccato la pista, sto solamente già settando un po' tutte le cose, mi sto portando avanti, tanto sarò un po'... Allora. Anche a fine live, intanto Simone ti dico già se a fine live dopo ci fanno qualche giretto insieme, giusto per cambiarci l'opinione. Se c'è qualcuno in live che ha già Formula 1 e già online, metti pausa e metti la Ferrari. D'accordo. cavolo. Guardiamo un po' anche le... Sì, vediamo anche... Le macchine. Vediamo un attimo se riesco... Ragazzi, io devo togliere una cosa che mi dà fastidio, ovvero la traiettoria. Non mi ricordo dove si andava. Questa è una cosa interessantissima. Vola, Simo. Volo. Allora, Gian, però... Non so perché, ma penso... L'alo è molto dettagliato, comunque. Sì. Cazzo, tanta roba. Com'è il non lo so sentire quello. Posso più che altro, aspetta un attimo, metto un attimo, posso provare a mettere vicino le cuffie e vedere un attimo se, perché c'ho il monitor, se no avrei usato le casse. Ma noi dalla live si sente il sound? No, non si sente.
quello è il problema. Non si sente. Allora, proprio. Già dai sto leak cercando, che vediamo... uscivano, non avevano migliorato anche l'audio, quindi proprio a livello di motore, a livello di suono. No, non mi ricordo come dovevo fare. Vabbè, vado avanti, va. Vai, vola su Imola. Comunque, ragazzi, io intanto stacco. Sì, adesso staccheremo anche noi, però. E io intanto vado un po' anche a girare un po' per i fatti miei. Mamma mia. E vi saluto, buonasera, ragazzi. Ci vediamo alla prossima. Ciao, ciao Jay. Serve il crossplay solido. Il crossplay penso che sia un qualcosa di abbastanza fondamentale. No, so io bene. Secondo me non si sentono neanche i cordoli. Lo dico. Ma dal pad non ti dà nulla? No, niente. Sensazione. No, niente, per il momento niente. Però. Oddio, come salta però. Ok, si possono prendere i cordoli. Molto... Si possono prendere i cordoli quest'anno. Andiamo qua. Poi io mi ricordo che... Sì. Allora, la patch a settembre non si potranno più toccare. Giustamente, ti sei allenato come un matto a prendere i cordoli bene per non far venire un enfisema a Mark, e poi invece... Io mi ricordo che qui, alla prima dell'arrivata, se prendevi mezzo cordolo scivolavi. E la frenata andava, ti andava via in frenata sostanzialmente. Beh, direi che comunque... Sì, un'idea ce la siamo fatta, vedi anche qua. Un'idea ce la siamo fatta. Prova un attimo Spagna, giusto per vedere il nuovo layout, e poi ce ne andiamo via. Signori, io vi ricordo... intanto l'Alpine. Sì, prova l'Alpine, prova l'Alpine. Proviamo l'Alpine. Intanto J-Sport ci invita in party. Allora, dicevo, signori, io vi ricordo, per chi fosse sostanzialmente... interessato a correre con noi con Formula Italian Team, ovviamente andate su www.formulaitalianteam.com per iniziare a far parte anche dei nostri campionati, e in più domani ci sarà una live, stiamo organizzando di fare una live per iniziare a fare qualche garetta tutti assieme con il gioco e iniziare a capire un po' com'è la faccenda. Vi ricordo che l'eventone sarà dal venerdì sostanzialmente, quando ci saranno le prove libere del Gran Premio del Canada, si inizierà la sera, si farà qualche garetta, si inizierà a vedere un po' se la Ferrari ha portato altri aggiornamenti o se il trionfo di Le Mans abbia portato un po' di guizzo in più alla Ferrari, sperando che qualche ingegnere della F Corse lo mettano direttamente anche in Formula 1. Poi sabato guarderemo le qualifiche assieme, ci collegheremo verso le 21, faremo una piccola garetta assieme, poi guarderemo le qualifiche assieme e soprattutto faremo un salottino per quanto riguarda la domenica con la gara della Formula 1. Anche lì ci collegheremo verso le 8, faremo una cena tutti assieme, faremo una piccola gara. Anzi, prima ci collegheremo alle 7 perché alle 8 inizia la gara, poi guarderemo la solita partenza barra gara del Gran Premio del Canada e tutti assieme poi mamma. Sto provando un attimo per vedere se, ma non credo ci sia un problema. Però i cordoli non sono semplicissimi, almeno qua. Vabbè, vista da qua, che miseria, è vero che adesso c'è la curva lunga. E qua adesso bisogna anche alzare il piede, non si riesce proprio a farla in pieno, secondo me. Magari col setup. Sì. Un 16,5. Ho fatto la pole in 16,5 qua l'anno scorso. Antonio Getty in the Game dice la trazione è migliorata. Avevo sentito che dalla beta sicuramente c'era più trazione, più grip, e quindi diciamo che sotto questo punto di vista un pochettino è migliore, ma proprio per il feedback che ti dà. Ricordiamo che adesso Simo sta giocando con il pad con tutti gli aiuti, sì. Era semplicemente per guardare il layout, come
La mia è una domanda. Ah, la trazione migliorata. Sì, come ti dicevo, teoricamente dovrebbe essere un pochettino, dovrebbe dare un pochettino più di feeling. E io sto dando tutto gas perché c'ho tutto attivo, quindi se vedete che do tutto gas non è perché c'ho trazione così, proprio perché sì, però le... anche dalla beta si diceva che c'era molto più grip a livello anche di curve, quindi sicuramente una mano sulla trazione ce l'ha messa. Si è visto prima in quel di Imola che i cordoli si possono prendere quest'anno, l'anno scorso erano veramente molto difficili. Comunque non è male così, Spagna gli hanno tolto la chicane, fa veramente pena. Comunque, signori, io direi che possiamo fermarci qui. Sì. Un pochettino, tanto adesso tutti stanno scalpitando, tutti i nostri piloti stanno scalpitando per andare a provare, diciamo, per prepararsi a questo inizio di stagione. Vi ricordo gli appuntamenti: domani sera, mi raccomando, qui sul canale, ore 21, ci troviamo qui, facciamo delle garette insieme, chiacchieriamo, capiamo un po' meglio quello che riguarda il gioco, proveremo senza aiuti, proveremo con i volanti, quindi sarà una simulazione un pochettino più tranquilla. Se volete partecipare, ovviamente basta presentarvi in live e chiedere di partecipare, magari faremo anche qualche lobby pubblica. Vi ricordo di andare poi soprattutto sul nostro sito www.formuletaniantin.com, su Instagram, con il canale Instagram mettiamo anche delle volte dei memini, siamo anche molto simpatici sotto questo punto di vista. Facebook, cioè abbiamo anche il canale Telegram Formula Italia Team Official Channel per seguire tutto quello che facciamo, vi diamo anche aggiornamenti sulle live e soprattutto preparatevi, sì, perché questo weekend sicuramente saremo sempre con voi la sera per seguire sia Canada sia iniziare a fare sul serio su Formula 1 23. Io direi che è tutto, ringrazio ovviamente Jay che se n'è andato, ringrazio il buon Simo che è ancora lì, che sta cercando di fare il tempone. No, più che altro sto cercando di impostare già il volante perché... Ok, molto bene, grazie anche per la regia, io ringrazio ovviamente il buon Gallians, grazie Gallians. Grazie a te, ricordo ai pochi superstiti della live di lasciare anche il follow perché, come ha detto prima il buon Andrea, ne abbiamo di tutti i colori nei prossimi giorni. E grazie mille ad Andre che non so come si preparerà per questo weekend, ma sicuramente non lo so. Che pizza prendi? Guarda, mi posso collegare, è una bella quattro stagioni. Pensavo un gusto più fresco, prosciutto e ananas, dato che siamo verso l'estate. No, per carità, guarda, ti preferisco guardare la gara di nel box, la strategia, sapere la strategia. Ovviamente grazie anche a Kaisermat che lo vedo qui, è stato vincitore del trofeo Jean Todt, quindi inizia a scriverlo anche sulla presentazione del PSN. Buona serata. Bene, arrivederci a tutti, buona serata, ci vediamo domani ragazzi, a domani. Ciao. Ciao.